abbiamo cercato in ogni angolo della penisola, visto più di 500 provini, selezionato 160 artisti. Il premio, un contratto da 100.000 euro con Colorado Film. Selvaggia Lucarelli, Paolo Ruffini e Diego Abatantuono dovranno scegliere il migliore. Un comico che sia eccezionale, veramente. Presenta Gabriele Cirilli. Eccezionale, veramente! Il primo vero contest della comicità! Il crocevia della risata! E a me l'onore di aver portato qui questa sera i miei comici, 20 comici che si sfideranno in due manche da 10 e i migliori 5 a fine puntata andranno direttamente in semifinale. Ma saranno scelti da chi? Da una grande giuria, immensa, il presidente! Lui che non è solo un comico, non è solo un attore, ma è un superlativo, Diego Abatantuono! Lui è l'energizzante e amico Paolo Ruffini! Insieme all'affascinante ma spietata Selvaggia Lucarelli! Soli, perché in ogni puntata c'è un quarto giurato che coadiuverà la giuria e questa sera, giuro, vedi, giurato, giuria, giuro, è eccezionale, veramente, guardate. Nasce a Milano il 14 luglio 1940, ma trascorre la sua infanzia a Gemonio, ridente cittadina del Varesotto. Debutta artisticamente nel 1964 con l'amico Cocchi Ponzoni presso l'Osteria dell'Oca a Milano. Grazie alla collaborazione di Enzo Iannacci, il duo Cocchi e Renato sfonda nel cabaret e passa alla storia della musica italiana con una canzone dedicata a una gallina. La gallina non è un animale Come attore, regista e sceneggiatore, firma ben 70 film e fiction TV. Incarna la comicità surreale come nessuno, ma entra nel mito del cinema per questa memorabile scena. Chi può essere? Non lo so. La Madonna! Signore e signori, per me è un onore presentarlo, perché lui è un pezzo della storia della comicità italiana, Renato Pozzetto! Benvenuto Renato, benvenuto. Grazie. Benvenuto. Renato, guardali bene, Guardali bene, perché i comici questa sera avranno a disposizione 3 minuti per convincere la giuria. Loro potranno bocciarli, potranno promuoverli, ma vedrai che sarà determinante anche il tuo voto. Tu hai una responsabilità in più però, Renato, perché a fine puntata, a tuo insindacabile giudizio, potrai ripescare un comico in più. Una bella responsabilità, Sì. È vero? E poi tra l'altro, a chi arriverà alla fine di questo contest ci sarà un premio incredibile e un contratto in esclusiva per 2 anni con la Colorado Film per il cinema e la TV del valore, signori, 100.000 euro! Oh. Ma che stiamo a scherzare? E adesso mi rivolgo a voi, pubblico. Pubblico importante, è come l'acqua per i pesci, è come il vino bianco per il pesce, è fondamentale per il comico. Quindi fatemi vedere che esistete e che non siete solo un'idea dello scenografo, va bene? Scatenate un applauso come se non esistesse un domani, fatemi sentire il calore! Bene, questo è il calore per presentare il primo comico. Loro sono un duo, giurati, sfrenati, ma riflessivi per Marco e Chicco! Well,
Olio! Olio, tutto a posto! Tutto a posto! Hai saputo di Giovanna? No, non ho saputo niente. Ieri l'hanno vista in campagna in macchina con uno al buio. Se, io non ti ho detto niente. Io neanche la conosco, Giovanna. Bravo, ciao. Capito, Giovanna? Voglio. Allora, tutto a posto. Sì, tutto a posto. Hai saputo, Giovanna? No, che è successo? Ieri l'hanno vista io, con i miei occhi. Sì, al buio, in macchina con uno. Veramente? Mo la vedevo, mo non la vedevo. Giovanna! Sì! Veramente? Io non ti ho detto niente. Io manco mi ricordo come ti chiami. Bravo. Ciao. Giovanna a fare ste cose, ma è così? È da solo parlare. Oh, hai saputo di Giovanna? No, no. Ieri stavo a fare walking in campagna. Beh. A un certo punto non vedo Giovanna in macchina con uno. Ma la vedevo, non la vedevo, ma la vedevo. E quelli sono i cali di pressione per i walking. Che cosa? Stavo a fare le cose sporche. Se a un certo punto arriva la macchina dei carabinieri, sirene spiegate, lampeggianti accesi, uscite fuori con le mani in alto. Nuca, io non t'ho detto niente. Io ho sempre fatto il tifo per la polizia. Bravo. Grazie. Ciao. Allora, ma l'hai saputo di Giovanni? No, che è successo? Si è messo a fare il moonwalking. Come Michael Jackson? Uguale a Michael Jackson, solo che mo le coreografie gliele fa un carabiniere che soffre di cali di pressione. Veramente? Sen, poi a un certo punto non arriva Serena. Serena? Sì. E chi è Serena? E chi è Serena? La migliore amica di Giovanni. Ah, Sen, che è tutta accesa e ingassata. Ha detto, come ti permetti, quella è mio fidanzato. Se non è per mio cugino, l'amico di mio cugino, a separarti. Quella a quest'ora stava in ospedale. Sen, io non ti ho detto niente. Io manco li conosco tutti sti cristiani. Bravo, ciao. Ciao. Voglio. Voglio. Hai saputo di Giovanna? No. Sta in ospedale. Oh, sta sotto shock. Bianca bianca come Michael Jackson. In che reparto? Ortopedia. E che cazzo c'entra con lo shock ortopedia? Non stavano più i posti. Ah, maledetta sanità, maledetta sanità. Vabbè, stavi a dire di Giovanna? Niente, praticamente Giovanna ha scamato Serena, la migliore amica, tutta piegata a letto col mio cugino. L'amico di mio cugino è un carabiniere che misurava la pressione. A chi? A tutti. Ma non l'orgia. Sì. Io non t'ho detto niente. Io non so neanche come si va su YouPorn. Bravo, e non andare grazie. Mai. No, no, non ci sta mai. Ciao. Che schifo. Che è sta faccia? Che è successo? Tutto a posto. Hai saputo, no? Di Giovanna. C'è Giovanna. Serena. Me? Quella che voleva fare la carabiniera. Sì. Da quando è morto Michael Jackson? Si è messa a fare la cioccola. Sì. Stavi a dire di Giovanna? Niente, Giovanna l'hanno sgamata praticamente in macchina con un albero. Ma Giovanna proprio... I miei Marco e Chico! Ho visto che Selvaggia ha cliccato il pulsante per fermare la vostra esibizione, ma una sola non basta. Quindi adesso vorrei capire perché li volevi stoppare, volevi fermarli. Ciao ragazzi, ciao. Vorrei dire brava Giovanna brava, parafrasando un noto spot, ma non mi avete convinto, nel senso che lo sketch è molto lungo. È molto lungo e quindi uno si aspetta che accada continuamente qualcosa, no? Cioè, ci dovrebbe essere un climax. Quindi a un certo punto io rido e la battuta finale mi deve far ridere più di tutte quelle precedenti perché è durato quasi 3 minuti il vostro sketch. Non c'è neanche una chiusura divertente in questo sketch, quindi ci sono grossi difetti, secondo me proprio nella costruzione. Vabbè, è un esercizio è proprio uno sketch e secondo me non si ride abbastanza. Vabbè, chi è d'accordo con Selvaggia? No, io non sono d'accordo con Selvaggia, io credo che il meccanismo funziona. Poteva far più ridere durante. Secondo me ci sono i presupposti per farlo meglio. Paolo. Allora, io per quello che io purtroppo sono qui a giudicarvi, vi dico la mia. E sono molto d'accordo con Diego, nel senso il meccanismo è molto valido. Il contenuto a volte poteva essere più divertente. Detto questo, per me è sì. Sì, allora, ricapitoliamo perché. No di Selvaggia. Sì di Paolo, Diego non ho capito, un sì o sì, no? Sì, un e sì, due sì, un no, siete ammessi al giudizio finale. Grazie. Potete andare nel backstage. Grazie. Renato, grazie. Aspetta, vieni qua perché io ci tengo, siccome insomma, mi sembra Renato che tu sei stato anche una coppia, no? Mi pare di ricordare. Sì. No, per far ridere un duo, cosa deve avere? Le palle. Ti sono piaciuti Marco e Chicco? Sì, mi sono piaciuti. E vai, tre su. Tutti i giovani mi piacciono. Grande Renato, potete accomodarvi. Sarei meno legato al meccanismo, al sentito di, potrebbe essere anche il sentito Silvano, il sentito... Mm-hmm. Cambierei anche un po'. Perfetto. Così per consiglio noi. Di Renato Pozzetto. Grazie. Accomodatevi. Assolutamente. Bravi, grazie ragazzi, ciao.
Allora, andiamo avanti. Sì, ci ha ucciso la Lucarelli. Mi raccomando, rigidi ma tolleranti, perché il prossimo comico che sta per arrivare è Andrea Fratellini. Buonasera a tutti, sono felicissimo di essere qui, ma questa sera sarò un ventriloquo. Perfetto, bella l'energia scoppiettante con cui ho iniziato. Grazie, grazie per i tre che hanno risposto. Signori, io sarò qui e non solo, ma presenterò mio zio, si chiama Zio Tore. Andiamo zio, ti va? Non mi va, dai, c'ho da fare, dai. No, 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 se cado un olio, se un olio cado, cado, cado. Zio, tranquillo, non cadi, ti mantengo io. Se cado un olio, torno dalla lira, ti prendo a calci nel zio, c'è un pubblico. Oh, cazzo, no, che c'è? Non essere scurrile. No, no, scurreggiate, è stato lui. No, 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 e si chiama Shrek. No, no, Gabriele, scusa, dai, non si offende il pubblico? Hai ragione, la natura l'ha già fatto. Ridi, ridi, ti stanno sottendo la macchina fuori. No. Zio, zio, che, no, tranquillo, allora, calmati. Signori, chi sono? L'ho già detto prima? Chi sono? L'ho già detto. Sei Zio Tore. Oh, santa sede. Che c'è? Ascolta la mia voce, senti la mia domanda, dimmi. Chi sono loro? Loro? Ah, loro sono drogati. No, no, guarda. No, no, sono spettatori. E cosa aspettano? Non ce l'avete una casa? Sciò, sciò, andate via. Anche voi quattro, di là, da. No, sono i giudici, sono innocente. Zio. Ma guarda. No. Zio, zio, no, calmati. Allora, calmati perché... No, no, guarda, no, zio, zio. Ehi, hey, cos'è quella, no? Cosa? Quello là, no. Quale? Quello con la faccia da cretino, no? Zio, è il cameraman. Chi ha un fucile? No, no, è una telecamera, sta registrando, vuol dire che ti registra, ti mette su Facebook e ti tagga. Eh? Ti... che sa? Ti tagga. A me? Ti taggo la faccia, disgraziato, vieni qua, ti faccio un cazzo. Zio, calmati, mi fa male, no, tagliare, taggare. Che significa? Taggare vuol dire mettere il tuo nome sulla tua immagine. Io magari posso cliccare la tua gamba, il tuo braccio e appare il tuo nome. Zio, non c'è niente, zio. Zio, zio, su internet. Ah, ok, capito. Ehi tu, scatta la foto e tagga, tagga qua, qua, tagga, zio, zio, tagga, mettici il nome di tua sorella. Zio, cazzo, zio. Dille che c'è anche l'allegato. Zio, togli la mano da lì, che hai lì? Il gratte vinci. No, zio, basta, ci cacciano. Io ti riporto a casa della zia. Te non dire il nome. Di chi? Della zia. Perché? Corta sfiga. Tu togli la mano. È vero, è una strega. Non è una strega. La zia te non dire il nome. Ok, non lo dico. È brutta e vecchia. No, zio. La zia Teresina. Non dirlo. Zia Teresina. Ah! Ah! Idiota. Scusa. Allora è vero. Il cuore? No. Lo sterno? No, l'interno. Zio, è dell'altro. Non dirlo più. Scusate, scusate. Perché? Andiamo via, andiamo via. Gabriele, andiamo via, non è possibile. Grazie. Come chi è questo? Si chiama Gabriele Cirini. Che simpatico nonnetto! Sai cosa mi piace di te? Cosa? Nulla. Allora, non una regola della nostra gara è che due giurati su tre potrebbero fermare la tua esibizione, ma non è accaduto. Quindi adesso indaghiamo un attimino che cosa pensano di merito te. Mio, di voi, scusate, mio. Di voi, è vero, al plurale. State chi dei due? Vuoi. Chi dei due? Paolo, inizia tu. Beh, io... Zio, io la apprezzo tantissimo, veramente. Sarebbe un piacere parlare con lei più che con alcune persone, ma veramente io l'ho trovato... Se posso dire invece al nipote l'unica cosa che credo abbia sbagliato... È nel dichiarare che è un ventriloquo, perché se non l'aveste detto all'inizio sarebbe stato forse... Pensavi fosse un trapezista. Sì, no, però ci sarebbe stata molta più magia, non c'era bisogno, secondo me, non c'era bisogno. Però dopo un po' veniva fuori. Hai ragione. Ma, ma chi se ne frega? Perché c'è un terzo che parla da qualche parte. Era per darci le arie. No, però a me è piaciuto tantissimo, ecco, se grazie. Posso dire l'unica nota è quella, però mi ha garbato a bestia. È forte. Selvaggia, a te la parola. Come si tra chiama? L'altro la ventriloquia è un'arte nobile già esistente nell'antica Grecia. Si infatti è fondamentale, c'è una domanda fondamentale di Socrate, famosissima, che dice...
Ma è nato prima l'uomo o il pupazzo? È vero? Che dici, nonnetto? A Sorate. No, Socrate. Ah. Selvaggia, scusami. Intanto ti ringrazio perché hai portato lo zio, è l'unico che ha il carattere più schifoso del mio, diciamo così, quindi io già mi sento sollevata. No, fa molto ridere e sorprende questa tua aria paciosa che poi viene appunto accompagnata da questo zio così scorbutico, questo Scrooge. La scelta del ventriloquo, di fare il ventriloquo, è molto anni 90. Io mi chiedo come ti è venuto in mente nel 2016 di fare il ventriloquo. Diglielo adesso. Glielo dico. Dai, perché hai iniziato a mettermi la mano nel dosi? Beh, questa potrebbe essere già una motivazione interessante. Dai, allora, ho iniziato. C'è una motivazione più romantica. Davvero 9 anni fa per caso, perché facevo terapia in ospedale, clown therapy, però sì, con dei giochi di prestigio. E una mamma mi presentò la bambina, che purtroppo non seguiva e non mi rispondeva perché era autistica, e seguiva soltanto quello che poteva dire il pupazzo che la signora, la mamma, aveva nella borsa. Ho detto, posso provare? Davvero? Sì. Ho detto, posso provare con questo pupazzo? La bambina mi rispondeva, parlava solo con il pupazzo e magari non parlava col fratello, con la mamma. Tramite questo ho iniziato ad innamorarmi. Bello, molto bello. E ho scoperto che si può imparare. Presidente, che lui è tecnicamente molto bravo, lo zio. Lui hai sentito Sandokan? Peccato che vai in giro col nipote, se andavi in giro solo lo zio eravamo a posto. Bravo. Renato, cosa pensi di questa coppia? Penso che il pupazzo è molto divertente, è fatto molto bene. Ventriloquo è bravo. Con gustaio. E io magari invertirei le parti. Ah sì, una mano dentro. Basta, ok, mi piace. E poi una... Hai sentito? Una domanda. Ma il ventriloquo, no? Con che cosa parla? Col sedere, col mio, col diaframma, con la spinta del diaframma. Ah sì, bene, sì. Bene. Cos'è il diaframma? Cioè, bravo, mi sembra di capire, è una promozione. Ah sì, sei passato al giudizio finale, passati e potete accomodarvi nel backstage. Grazie a tutti. Zio, saluta il pubblico. Ciao Selvaggia. No, il pubblico. Ciao Selvaggia. Il pubblico. Ciao Selvaggia. Proseguiamo la ricerca del comico più comico tra i comici. È andata bene. Sì, perché sono stato bravo. Giurate, siate intransigenti, ma dal volto umano, Perché sta per arrivare un altro duo, sformato comico! Buongiorno! Mamma mia, che paura! Sono l'architetto! Per fortuna, ti avevo scambiato per mia moglie! Perché assomiglio a sua moglie, scusi. Scherzi! Dopo 42 anni di matrimonio sembra un uomo. Cosa dice? Cosa dico? Pensa che si taglia i peli delle gambe col flessibile. Ma che schifo. Che schifo! Il problema economico mi consuma 2 dischi alla settimana. Parliamo di cose serie, È lei il muratore? No, sono l'ostetrica. Certo che sono il muratore. Non vedi che physique du rolo da muratore che ho? Come no? Sembro un sbronzo di ghiaccio. Sbronzo di sicuro. Sai quanto ci ho messo per fare degli addominali così? No, quanto? 42 anni di polpettine con l'aglio prosecco, mattina, mezzogiorno e sera. È talmente perfetta che ogni tanto la guardo e gli dico: perché non parli? Perché non parla? Perché sono la pancia, non la bocca, mona. E mi dica, sarebbe quella la parete? Certo che è la parete! È quella! Sono 3 mesi che la faccio così dritta, hai visto che roba? E infatti è fin troppo dritta! Non le è arrivata la mail con il prospect render? No! No cosa? Non le è arrivata la mail con il prospect render? No, non ho capito un'ostrica di quello che hai detto! Lei deve rifare quella parete arrotondata, si dia da fare, si tiri sulle maniche! Non posso! Perché? No, le maniche! Non metta, lei è un inetto. Non sono un inetto, io sono Gino, il muratore, in inetto. L'idraulico viene 2 anni di mattina e qui nessuno mi ha detto di fare questo muro rotondo che di rotondo... Allora mani... glielo dico io. Io voglio quel muro ellittico. Proceda. E bastava dirlo subito, no? È la mia specialità, una vita che faccio...
devo interrompervi, perché due giurati su tre hanno premuto il pulsante e quindi hanno fermato la vostra esibizione. Ok. Aspettiamo, però, se il terzo giurato è d'accordo, tre no, vi eliminerebbero batematicamente da un giudizio finale. Se invece il terzo giurato esprimerà un parere positivo, allora sarà fondamentale il giudizio del nostro quarto giurato. Quindi, allora, i due no quali sono? Parla prima tu, Paolo. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao, buonasera. Io volevo una domanda: dove vi esibite voi di solito? Cioè, vi esibite? Sì, 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 sì. In che contesti solitamente? Feste paesane, noi siamo veneti, quindi diciamo che il tessuto territoriale ci offre quello. Avete un buon riscontro? Sì. Sì. 4-5 persone. Quindi non vi serve, non vi serve andare avanti. No, servirebbe moltissimo per arrivare almeno a 10, ecco, così. Oltre i parenti. No, purtroppo io vi ho interrotto. Per la SIAE. Non sono rimasto molto convinto, vi dico, mi dispiace tanto, però ad esempio la battuta, lo sbronzo, il bronzo, ecco, quella roba là, insomma, a me mi ha un po'... mi ha fatto venire dei brividini, un pochino così, capito? Quindi per te un no. No. Che l'avevi già sentita? Sai che mi sa di sì, l'avevo già sentito. Per te no, per te invece mai. Ragazzi, cioè, non siete piaciuti a Ruffini, che è notoriamente di bocca buona. Ci sarebbero tante cose da dire. Cioè, già vista la maschera, il muratore, il capocantiere, e giochi di parole che giustamente, incredibilmente, diceva Ruffini, si sono già sentiti. Sì, ma devi giudicare loro, non anche me. Anche sulla recitazione, anche mi serve. Anche sulla recitazione direi che ci sono, insomma, un po' di problemi. Soprattutto quella del capocantiere è un po' zoppicante, cioè sei un po' ingessato. La verità, purtroppo, cruda, è che non fate ridere. E qui bisogna far ridere. Vabbè, è un giudizio soggettivo, di Selvaggio e di Paolo. Sentiamo il presidente, il grande Diego. Io lei si è appoggiata a Ruffini, io mi appoggerei a lei. Però io, siccome sono un ottimista e voglio portare avanti un po', e poi per un motivo mio, io direi di sì. Renato, potresti veramente dare a loro una grande possibilità o no? Ma un consiglio magari di andare veramente a lavorare in cantiere. Magari viene bene. Comunque tanti auguri. Ragazzi, grazie. Mi dispiace. Accomodatevi nel backstage, aspetta, però sì. Potrebbe cambiare idea durante la trasmissione e ripescarvi. Se gli altri fanno più cagare di voi, magari vi ripesco. Grazie. Dovete siete miei comunque. Sono i miei comici. Grazie di essere questi venuti. Qua che erano i tuoi, ero sicuro. Andata. Va bene, è andata bene, direi, insomma. Sì, no, mi sembra che ci sono avuto un po' di acqua, che col vino non è andata benissimo, ma cin cin. Importante partecipare, chi vince, insomma. Adesso un po' rivolte venissi, chi ti asciuga il canale? Vedo che non apprezzate quest'arte, è un'arte da strada. Uno in gara. Ma come, ho anche imparato il veneziano, sono andato a lezione da cacciare, ma io non lo so, ma dai. Io non lo so, lo faccio bene all'equipe. Oh, il mio padron, oh, che sono padron, e mi dà poco da mangiare, ci vorrebbero due padron. Oh! Diego, questo è l'Arlecchin che va in giro a Venezia, l'Arlecchin. Ma non cambia niente da quando cammini normalmente. A tra poco. Ripartiamo subito con la gara. Fate sentire il calore pubblico per i nostri comici. Questo. Ricordo che i comici hanno 3 minuti a disposizione per convincere la giuria. Mi raccomando, giurati, allora, vi voglio autorevoli ma pazienti. Lui si chiama Marco Passiglia. Ogni parola nella nostra lingua può essere tronca, piana, sdrucciola o bisdrucciola, a seconda dove cade l'accento. Se l'accento cade sulla penultima sillaba, quella parola è piana. Marina, porta la prima, so 3 parole piane. E Marina pure è piana, porta la prima, quindi... Ma l'accento è ancora più importante sui verbi, perché a seconda come è girato cambia completamente il verbo. Se io dico il congiuntivo imperfetto di correre, che è corressi, è diverso da corressi, perché quello è il passato del verbo correggere. Lo vedi soltanto se io giro... Cioè, se io dico scopo, è un fine, un obiettivo, spesso irraggiungibile. Mentre se io chiudo la O,
Ho sbagliato, perché anche quello spesso è un fine irraggiungibile. Ma proprio per questo io ho voluto scrivere una canzone che desse il giusto valore a certe parole che specialmente noi a Roma purtroppo ormai usiamo con un significato che non è. Sai, l'orchite non è, la paura degli orchi è una vignetta, non è, che fa poco vino, il vagone non è, quello che fa finta di niente è un fregnone, non è una donna provocante, il bottone non è un grande botto, il salmone non è un grande morto, e il sommario non è uno che arriva e si presenta da sé. Ciao a tutti, sommario! La cascata non è che ha battuto la testa, e a carponi non è un tipo di pesca, il magnate non è un'esortazione, magnate però dai che sei fredda, la freddura non è una congestione, il montone non è da scalare, il bucato non è da rattoppare, e un coglione non è uno che ci coglie sempre. C'è anche un finale? Wow, 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 wow. Il barista non fa le bare. E se capite questo, sei un pubblico fantastico. E anzi, mare non è un cambio di destinazione. Tac. Grazie. Marco Passiglia, sei veramente, lui è veramente colto. Grazie. Adesso vediamo però se la giuria ha colto, la tua bravura. Vedi, grandissimo. È molto colto. Acuto, ottuso. Diego, ti è piaciuta? La tua no, però quelle sue è abbastanza. Dai, colto colto, è come pesca pesca, è vero? Sì, sì. Ma si potrebbe andare avanti per ore. Perché quello è il brutto. Hai ragione. No, Diego, però, comincia però sul Diego. Breve è un gioco che ci sta. Io lo trovo abbastanza carino. Non è la cosa più originale che ci sia. Io ho notato, però correggimi magari, ho notato all'inizio un po' di emozione, perché credo che questo palco faccia... Beh, ma questo palco fa. Sì, eh? Sì. Poi, soprattutto la giuria fa, guardate, la giuria strepitosa. Beh, no, ancora, Diego, ti dico... No, no, dobbiamo dire che non è semplice, perché non è che ti capita tutti i giorni di fare un pezzo davanti a dei mostri sacri. Voglio dire, è una cosa che ti emoziona, cioè, molto. Avere davanti voi, no, insomma, è come se vai in paradiso e trovi John Lennon, Garibaldi. Vedo che vi è stato a toccare, è meglio che non continui. Allora, comunque, Marco, io ti ho trovato molto simpatico e molto bravo. Grazie, grazie. Due, sì. Adesso sentiamo Selvaggia, cosa dici? Io non ho fermato l'esibizione solo perché sono stanca di fare la parte della stronza, quindi lo dico subito. Quindi ti sei salvato in corner. Per me questo giochino di cambiare gli accenti o vocali aperte e chiuse e cambiare il significato delle parole è un po' vecchio. Cioè, c'è anche sul libro di grammatica di mio figlio alle elementari, ed è anche un po' facile. Ti potrei dire: io sono una donna single, quindi sono una donna sola. Tu sei un comico che non fa ridere, quindi sei un po' una sola. Cioè, ah, ma se l'hai studiata nel frattempo. Sì, me la sono studiata perché è facile, però secondo me... Sì, poi bisognerebbe metterla in musica. Però. Certo, sì, vabbè, quello lo fai tu con la chitarra, però io dico che secondo me è un po' una comicità infantile. Detto questo, insomma, ti ho salvato, quindi tutto sommato qualcosa ma ho trovato. Ma comunque due su tre. Io voglio ascoltare il giudizio del grande Renato. Tra l'altro, insomma, la musica per te è stata fondamentale nella tua carriera. Insomma, conosciamo tutti le canzoni di Cocchi e Renato. Sì, sì, è simpatico. È la vita, la vita! È la vita! Fai parlare lui! Okay, lo so, ma era troppo bello farlo. Beh, adesso non confondiamo il burro con la ferrovia. Però per lui è bravo, è spigliato, sì. E sa porgere l'argomento e va bene, auguri. Bravo, che bello, grazie mille. Grande! Grazie mille. Promosso al giudizio finale! Vai nel backstage, ciao. Grande, ciao Marco! Due su tre, oh, è il 66%. Anche Selvaggio ha detto sì, quindi 3 su 3. Allora dai, possiamo starci, no? Giurati,
severi ma costruttivi per Marco Turano. Eccomi qua. Benvenuti nel mio mulino. Pronti a vivere una giornata nel mondo buono? Perché vedete, c'è pane e pane. Ed io lo preparo sempre, anzi, ogni giorno. Nel mulino abbiamo ogni tipo di pane. Quello da tenere sempre in casa, la ciabatta. O quello che piace tanto a lei, dottor Cirilli, la minchietta. Chiedo scusa, sale italiano. Volevo dire michetta. Anche a me piace la michetta. Vedeste che lavori che me fa. Con la farina del grano duro. A volte mi fa anche il pane di segale. Noi al mulino facciamo di tutto. Ora, per esempio, ho appena sfornato la mia nuova focascella salata. Soffice e morbida come ogni giorno. Pensate che per tenere calda la mia focascella la tengo sempre sotto l'ascella. Vuole assaggiare? Non stia a guardare il pelo. È qua da meno stamattina. Ma non la tengo solo qui sotto, ho portato anche le mie nuove focascelle alle olive. Non sa cosa si perde? Ancora più calde e saporite. Come dice Rosita, covare per credere. A proposito, Rosita... Rosita, dov'è Rosita? Scusate, sta imparando a volare. Voi ridete. Saluto Rosita. Voi ridete, ma Rosita ha pure vinto Sanremo con questo numero, Il Volo. Bella la mia Rosita, te amo. Amo solo te. Le faccio venire la pelle d'oca. E lo faccio ogni giorno. Scusate, io sono tutto un fermento. È merito del mio nuovo biscottone. Da quando lo mangio, mi sveglio la mattina con l'alza banderas. Sempre, anzi, ogni giorno. Mattina, ho detto mattina. Vedete, per fare il mio biscottone grande e inzupposo, mi faccio un mazzo a tarallo. Ora vi saluto, torno al mulino a preparare la mia idea rivoluzionaria. La merendina per l'uomo un po' avanti con l'età. La prostatina del mulino blanco. Hasta luego. Marco, vieni qui, Marco Turano. Marco, bravo. Beh, con tutte queste varietà di biscotti, vediamo se hai fatto venire l'acquolina in bocca alla nostra giuria. Diego, comincia tu. E effettivamente fai una cosa che fanno tutti un po'. Accennano tutti, però fatto tutto tondo, devo dire, diciamo che non volevo ridere, ma mi veniva da ridere. Cioè, però questo repertorio secondo me funziona. Selvaggia, di quello che io dico sì. Ho capito, Diego, certo che funziona. Faccio 47 battute a sfondo sessuale e funziona. Faccio 45 rappresenta. Io vorrei chiedere a Marco. Vorrei chiedere a Marco se dovessi asciugare questo sketch, togliere tutte le battute a sfondo sessuale, tutti i doppi sensi sessuali, quanto durerebbe questo sketch? Ma dovrebbe fare un altro tipo di sketch, dovrebbe fare, perché... Ma io mi sono basato, nel senso, la pubblicità stessa, che è una pubblicità comunque casalinga, certo. Punta già un doppio senso. Paolo? Ma perché ridi? Perché ridi? Perché no, mi fa ridere... La situazione. Già il nome Paolo. Sì. No. Ci hai avvantaggiato anche tu, però. Perché Paolo, è simpatico. Mi fa molto ridere. No, sì, noi ci stavamo sui maroni. Ti dico, noi... Mi ha fatto bene a dirlo dopo. No. Sì. Ah, io ho presentato una trasmissione comica a lungo, non dico, beh, ideata fra l'altro da Diego. Questo è un personaggio che, ad esempio, è perfetto per quel genere di trasmissione. È vero. Un personaggio ideale, perché è diretto, perché tutti conoscono e perché è popolare. Io ho delle riserve sulla tua interpretazione, ma sarebbe sbagliato anche giudicarti male per quello. Perché, ad esempio, in una trasmissione come quella che conducevo io, c'erano degli autori che quindi indirizzavano, aiutavano il comico a dare il meglio di sé. Quindi io credo che sì. Grazie. Due sì, però sentiamo il parere di Renato. Renato, che ne pensi di Banderas?
Sì, non quello vero, lui. A me è piaciuto, l'ho trovato anche insomma, abbastanza educato, tranne il gesto di prendersi i coglioni in mano, insomma. Lo potresti sostituire magari con la ciambella col buco, un consiglio così non posso che prenderlo, no, però mi sembra, io mi sono divertito, poi le porti in maniera gentile tutto sommato. Bravo. Il mio obiettivo era quello. Hai raggiunto la votazione finale, vai nel backstage, vai. Grazie, Marco. Grazie Gabriele. Diego, tu al posto dell'oliva avresti preso gli arancini, vero? Vabbè. Ma allora eri tu quello che mi guardava in doccia ieri. Allora diciamo le cose come stanno. Ciao! Benissimo, è andato benissimo, grazie. Poi sentire il giudizio di Renato è... che era soddisfatto, io no, mi sei aperto il cuore. Giurati, mi raccomando, rigorosi ma equanimi! Sta arrivando lui, Francesco Rizzuto! Buonasera, sono diventato zio per la seconda volta, che da noi a Palermo quando nasce un bambino non è come a Milano, da noi lo devono sapere tutti, ci telefoniamo anche a quelli che non conosciamo, chi è? Lo sa che è nato un bambino, sto arrivando e scendo con l'oleandro, organizzano i pullman, c'è pullman, tutti con le piante e i fiori, invadono le corsie all'ospedale, che tutte le piante e i fiori non ci stanno dentro, li lasciano nel corridoio, l'ultimo che arriva vede tutte queste piante fuori e dice scusate, ma chi è morto? No, è nato il bambino, dov'è? Dietro le piante. Il mio primo nipote, quando è nato, pesava 5 kg. È uscito dalla salotto col troll. L'abbiamo trovato dopo mezz'ora, che si dondolava nel tronchetto alla felicità. Tazza non lo volevano chiamare. Che da noi il nome è importante. Se tu vai a Palermo e urli, Salvatore! Si girano in 30. Non è come a Milano che per fare girare 30 persone devi urlare Mohamed! I bambini da noi crescono con i nonni, hanno lo stesso profumo dei nonni, mio nipote è stato in affettalina ancora oggi. Quando sono andato a trovare il mio primo nipote a 3 mesi, mia mamma gli stava preparando il sugo. Ho detto, mamma, ma che fai il sugo a bambino a 3 mesi? Lei mi ha guardato e mi fa, che fa, magari la salsiccia non ce la metto. Che vedi tu che i bambini giù al sud hanno la faccia gonfia, senza collo, abbandonati nel seggiolone, guardano un punto fisso, cose. Quando fanno mangiare, non li fanno mangiare con l'aeroplanino, no, fanno il jumbo. Con cucchiaio grosso, che il bambino sente rumore. Si vorrebbe girare, che dice, minchia, c'è qualche cosa, ma non c'è il collo. Quando si palesa il cucchiaio davanti agli occhi, sgrana gli occhi e chiude la bocca, i genitori gli schiacciano le guance, gli mettono l'infilo del cucchiaio, che la pappa gli esce di lato. Si guardano in faccia e forse non ha fame, che il bambino glielo vuole dire, minchia, il cucchiaio che è grosso. Per spostare l'intro. Dai, poi aiutami che lo spostiamo. A tre, uno, due, tre, lo metto nel comodo. Cuscino a destra, un cuscino a sinistra, un cuscino dietro. Chiudo la finestra perché un colpo di vento lo fa cadere. Il primo che entra, guarda che bel Buddha, te lo metto a comprare. Da noi mangiano qualsiasi cosa, non è come a Milano. A Milano c'è un bambino. Uè, amore, dai, mangia, altrimenti viene l'uomo nero. Uè, figa, un altro. Grazie. Francesco. Chi mi ha portato, Diego, che ne pensi di Francesco? Ah, devo dire, io ho una simpatia per il palermitano, mi piace come linguaggio che mi affascina, ho tanti amici a Torino, è un linguaggio che aiuta. Ci sono delle cose che funzionano nel racconto, mi piace il modo di raccontare il quotidiano, cioè la storia del bambino senza il collo e del giambo, ci sono delle cose che funzionano, secondo me c'è un potenziale positivo, poi va messo a posto. Grazie. Però è un sì, è un sì. È un sì, mi spiace, ma è un sì. C'è Selvaggio, ti vedo con la faccia un po'. No, ma guarda così. No, per la prima volta, insomma, in questa serata mi trovo abbastanza favorevole, nel senso che grazie. Devo dire che due su tre, cioè, non ho visto nulla di particolarmente Madre Pia. Non ho visto nulla di particolarmente originale, però come monologhista
devo dire che sei bravo, hai ritmo, hai carisma sul palco, ti fai seguire, è una comicità facile, fatta di battute, di iperboli, eccetera, però mi sei piaciuto. Grazie. Paolo. Da qui si vede del mestiere e credo che sia necessario anche fare una precisazione, perché Francesco ha già fatto anche televisione, sì, e nel nostro contest comunque questo non è... non è vietato. Non è vietato, assolutamente, quindi assolutamente no. Si può presentare. È una gara, è una gara. Si può presentare chiunque, sì. E credo che anzi questo denoti anche una bella umiltà, che insomma in questo ambiente non fa mai male. Grazie. E lui, a me è piaciuto molto, mi è piaciuto anche il tema, mi è piaciuto molto. E lui è un grande appassionato di cabaret. Io una volta mi raccontai, tu perché hai cominciato a fare questo lavoro? Io ho iniziato, dico purtroppo perché ho iniziato perché mia mamma si è ammalata d'Alzheimer a 57 anni. Io ho iniziato ad aiutare l'associazione Alzheimer di Monza, facevo spettacoli di beneficenza per raccogliere fondi per l'associazione Alzheimer. Prima, quando l'associazione Alzheimer, purtroppo 15 anni fa, non era riconosciuta, quindi non aveva aiuti dall'ASL, soltanto i familiari potevano assistere. Adesso non voglio, maggiormente meritevole. Comunque Tresci, Francesco, sei ammesso al giudizio. Grazie. Finale, aspetta. Grazie. Nel backstage, ciao Francesco. Allora, passiamo al prossimo comico. Siate autorevoli ma senza vanità per Francesco Birardi. Tassativo, è arrivato il momento degli sponsor e io sono il vostro procacciatore di sponsor. C'è da fare una bella televendita e come ogni sponsor televendita serve un testimonial. Un a caso, quel signore lì con la faccia quasi intelligente, sì? Tu rubi spesso i fiori dal cimitero? Devi dire sì. Devi dire sì. Devi dire sì, è per lo sponsor! Tu rubi i fiori dal cimitero? Defloratore! Delinquente! Per non spendere 2 lire dal fioraio. Con questo sistema, ogni volta che devi fare un omaggio floreale, così alla suocera, a tua moglie, all'amica, a tua moglie, sono 3 volte che gli porti un mazzo di crisantemi. Ma l'ultima volta è ingazzata. Ha detto, adesso mi vai a prendere un mazzo di rose rosse. E allora tu cosa hai fatto? Sei uscito di nuovo, sei andato al primo cimitero, hai saltato il cancello e hai cercato una tomba con le rose rosse. Ma questa volta il custode ti ha scoperto. Ti prende le rose di mano e comincia a frustarti sulla schiena. Dalla parte delle spine, che sono le rose africane. Quelle con le spine da 13 centimetri. E dai a frustarti. Tutte le spine delle rose sulla schiena. Tutta la camicia sbrindellata. Tutta la schiena insanguinata. La camicia, il sangue, tutto lo sbranamento. Puoi andare in giro con quella camicia così? Puoi andare in giro con quella camicia? E allora cosa fai? Vai dalla camiceria Palumbo di Rozzano. Camiceria Palumbo di Rozzano. Le camicie giuste per chi rubi fiori nei cimiteri. Grazie, risposto. Francesco Birardi. Beh, non è male, non è niente male, eh. Qui siamo al top, qui per me siamo veramente al top. Selvaggia, no. Ho visto che a te non è piaciuto, però. Non è che non è piaciuto, ti si segue solo per capire dove vai a parare. Cioè, non perché tu faccia ridere, ma perché uno dice, voglio vedere quanto è matto. Volevo chiedere una cosa, Francesco, qua. Cioè, tu sei così... Ecco, vedevo che cadevi... Cioè, tu sei... In questo momento sei... Non sei... Cioè, tu vai in giro da solo, hai un accompagnatore. Non dire cose di cui ti potresti pentire. Poi mi stai chiedendo dove finisce l'artista e dove inizia l'uomo? Te la suggerisco io, una domanda intelligente. Vai, sponsorizzati. Te la sei tirata, Paolo. Io posso dire una cosa. Io non l'ho fermato perché ho pensato a un certo punto...
voglio vedere come va a finire. Ed è effettivamente un comico, un comico che ha un finale fortissimo. Deve mettere a posto gli altri 3 minuti. Non credo che riuscirei a fare serate solo col finale, però adesso c'è da lavorare. No, c'è una... è perverso, è una comicità perversa. Però io devo capire, allora, prima di sentire il giudizio di Renato... Anzi, prima sentiamo il giudizio tuo, Renato, poi capiamo Renato, la giuria aiutaci cosa tu. Vuole fare. Ma dico, ma con tutti i mestieri che ci sono... Di dove sei tu? Casa Massima. Casa Massima, vicino Bari. No. C'è il mare? C'è il mare? No, molto distante. Allora ti sei buttato sulle rocce. Scherza. Ti sei tuffato sul disco. Il nostro Diego scherza. Il nostro Diego scherza. Anche perché sta per dire sì, Che è, Selvaggio, per te un sì o no? No, ci sono 100.000 euro in palio, non me la sento di dire sì. No, allora, Diego. Se penso così, che ci sono 100.000 in palio... Ci sarebbe, varrebbe la pena di darglieli per portare... per farlo smettere. No, no, scherzo, a parte tutto, sì scherziamo, no, perché insomma siamo qua per ridere tutti. No, è difficile. Cioè, è difficile. Cioè, è difficile dir di no. Diamo il tempo a Diego di pensare. È difficile dir di no perché ti dispiace sempre, perché aveva un finale della Madonna. Il finale era fortissimo. Pensaci un attimo, Diego. Tu Paolo che dici? Una versione pre-happy hour non c'è. Cioè, perché lo vedo un pochino... Io dico di no. Allora, due no. Aspetta, però se Diego dice sì, ricorriamo dopo... al giudizio di Renato, il nostro quarto giurato, che potrebbe salvarti potrebbe e portarti salvarlo. Al giudizio finale. Allora io, siccome ho, prima credo di capire l'italiano, dico sì. Renato è nelle tue mani. Vabbè, dico anch'io sì, beh, stai attento alle rocce però. Prima di passare al giudizio finale, volta, attento alle rocce. Vai nel backstage, ci vediamo dopo. Il festival è truccato, il festival è truccato. Io parlo con Pippo Baudo. Noi siamo andati in giro per tutta l'Italia perché la comicità. Vabbè, come... trovarne uno così devi andare in giro tanto. A Narnia, ma sei andato a Hogwarts, sei andato. Guarda, come... Se adesso nemmeno a Springfield lo trovi uno così. La comicità è come la polvere, si annida dovunque. Eh? È vero o no? Allora, giurati, attenti, attenti, ma contenti, è una donna ed è Fiona Dovo! Buonasera, buonasera, eccomi qui per fare la selezione per il talent. Allora, mi presento, io sono di Genova, anzi no, sono genovese solo dalla parte di papà, mentre sono napoletana dalla parte di un amico della mamma. Allora, il mio sogno nel cassetto è fare l'Isola dei Famosi. Io già mi immagino sotto una palmina a sorseggiare un buon drink con un bel bikini, per insomma, quelli col filo dietro. Sa che me li faccio io con l'uncinetto. E sono contenta perché sento che sto andando bene. Non mi fa male il ginocchio. Bene. Allora, se volete farmi una foto, questo è il mio profilo sinistro. Profilo da... Si vede la gobba? Lo so, mi dovrei rifare il naso, lo so, lo so. In TV le proporzioni sono importanti. Anzi, se volete vi dico anche le mie misure. Allora, io ho 80 di minima, 160 la massima. Lo so, dovrei prendere la pastiglia della pressione, ma con quello che costa, 600 euro al mese. A proposito, vi faccio vedere una cosa che la Bellucci se la scorda. Vai! Ecco. Il salto mortale io lo faccio tutti i mesi per arrivare a fine mese. E nei mesi brutti cammino anche sul filo. Aspetta che l'aiuto io, l'aiuto io. Venga qui. Grazie, gentilissimo. Venga qui. Sei visto il perizoma? Un'altra 3 volte così risolvi il problema della gobba, dai. Giuria, a voi la parola che vi ho portato, Che salto mortale. Cominciamo da Selvaggia. C'è qualcosa di sciapo nell'interpretazione... Però, diciamo, funziona la capriola finale, cioè c'è l'effetto sorpresa finale. Anche qui funziona più il finale, Diego. E quindi, boh, se dovessi alzare una paletta ti darei un 6. Quindi un po' poco convincente. Paolo.
Io non credo che adesso insomma sia determinato, forse non so, magari non vincerà, anche se ovviamente glielo auguro, questa edizione di Eccezionale Veramente, ma credo che per ora possa andare avanti, perché l'ho trovata molto carina, semplice e carina, e all'inizio era molto emozionata, perché mi hanno detto che il palco emoziona, è normale che sia così, però insomma alla fine ti sei ripresa bene. Complimenti. Grazie. La parola a te, Sommo Diego. Maestro. Io ho visto la foto, noi abbiamo delle piccole foto qua, e nella foto sono una figa pazzesca. Beh, non volevo dire così, però insomma la foto ore e ore di trucco, guarda, per imbruttirmi, non hai idea. Vedi che hai capito dove andare a parare, quindi io direi che può andare avanti. Renato, tu cosa pensi? Cosa fai più tardi? Abbiamo la stessa età, io te. Quanti anni hai? Si può dire, sì, sei giovane. Allora si chiede alla signora. Dai. Ma sei ragazzina, dai. Nella vita, diciamo, sì, che ho una trentina d'anni più IVA, diciamo. Vabbè, sì, viva il vento. No, perché il salto mortale ha rivelato che sei giovane. Sì. Sa fare anche la comunque ruota, sei giorni di... Comunque sei... a me sei piaciuta, quindi... Grazie. Aspetta nel backstage. Sì. Grazie, ciao. Bravo. Ciao, ciao, brava. Gara di Eccezionale Veramente è ormai entrata nel vivo. Manca ancora l'esibizione di alcuni comici della prima manche. Io mi sono divertito. Ma intanto hanno già superato la prova Marco e Chicco, Andrea Fratellini, Marco Passiglia, Marco Turano, Francesco Rizzuto, Francesco Biraldi, Fiona Dovo. Chi di loro riuscirà ad accedere alle semifinali? Dico, ma con tutti i mestieri che ci sono... Eccoci qui. Solo cinque dei miei comici riusciranno ad arrivare alle semifinali. Anche se c'è Renato Pozzetto che a fine puntata potrà, a suo insindacabile giudizio, ripescarne un sesto. Ma prima di proseguire con la nostra gara, salutiamo tutti i comici che si sono esibiti e si trovano nel nostro backstage. Ciao, ciao! Ciao! Gabriele, qui è nato un amore. Sì, è la mia ragazza, no, zio. Zio, è una gallina anche vecchia. Gallina vecchia, fa con grodo. No, zio, me la cresti. Ma no, Rosita, ma no. Cosa stai facendo? Come vedete non si rodono nell'attesa, non si trovano in tensione e soprattutto non si scambiano sguardi pieni d'odio, anche se il premio in palio è un grande premio, perché è un contratto in esclusiva per 2 anni con la Colorado Film per il cinema e la TV del valore di 100.000 euro. Giurati! Apprensivi ma comprensivi! Per il prossimo comico, lui è Giannettino La Balestra. So, stasera te la do. Salam! Salam aleko! Alekmo salam! Io conosco te! Tu tale quale a Gabriele Cirilli, quello che in televisione rompe scatola, perché dice sempre «Evviva Carlo Conti! Evviva Carlo Conti! Basta! L'hai fatto nero!» Diego Abbadantuono, amico mio, voglio invitarti a cena. Vieni a casa mia. Io preparo riso e pollo. Tu, se vuoi, porta anche Paolo Ruffini. Non problema. Io e te mangiamo riso e pollo. A Ruffini couscous. Come state? Bene? Date 1 euro. Io voglio ringraziare subito Renzi. Quando io essere arrivato in Italia, lui ha dato a me subito kit di sopravvivenza, braccialetti, collane, mazze per fare selfie, statuette di cammelli da lanciare a Berlusconi. Due giurati hanno premuto il pulsante, quindi hanno fermato la tua esibizione. Ah, adesso... cavolo, ero curioso di sapere sulla Lucarelli cosa diceva, porca miseria. Ma ce lo può fare a parte. È vero.
Potrebbe salvarti. Sullo Lucarelli, dai. Potrebbe salvarti. È una bella toppa. Guarda, ti spiego. Ho fatto bene. Non so cosa vuol dire io quella parola mai usata. Se il terzo giurato, se il terzo giurato dice no, sono tre pareri negativi e la tua eliminazione matematica dal giudizio finale. No. Ma se il terzo giurato dice sì, dobbiamo poi capire Renato Pozzetto quale sarà la sua valutazione. Perché se dirà sì Renato Pozzetto, tu potrai arrivare al voto finale. Va bene, io volevo dire una cosa a Diego Badantoni. Aspetta, prima... posso dire una cosa? Io prima che vado via volevo fare una cosa con Cirilli, un balletto. Così anche noi domani Striscia la Notizia. Nuovi mostri! Vabbè, dopo facciamo. Adesso sentiamo il giudizio di chi ti ha tenuto in gara. Diciamo che chi è che non ha premuto il pulsante? Io, ma solo perché anche in questo caso volevo capire dove andava a parare, cioè se c'era almeno una battuta. Ti ho concesso il beneficio del dubbio, me l'hai tolti tutti adesso improvvisando alla fine. Diciamo che non favorisci l'integrazione, ecco, cioè verrebbe da espellerti subito da qua. Volevo capire qual è il tuo curriculum, cioè cosa fai nella vita? Io? Come arrivi su un palco? Io faccio questo, faccio. Cosa fai? Sì, io e i miei figli siamo con le grandi aziende, la Tempo, la Bic, la Demaschic. Sì, noi abbiamo il posto fisso al semaforo. Sì, allora, visto che la comicità non funziona, mi racconti veramente cosa fai nella vita? Proviamo con l'autobiografico, magari va meglio. Nella vita faccio proprio questo, faccio il cameriere pazzo ai matrimoni. Quindi tu vai dagli invitati e... Agli invitati, inizialmente sembra che sono un cameriere normale, però poi alla fine divento pazzo, faccio tutto ciò che non fanno i camerieri normali e la gente si inizia a chiedere, ma questo qua non è normale, infatti, e qualcuno poi mi scambia pure per arabo, infatti io vengo da Arabia e mi piace molto, piatto preferito, arrabbiata, bravo. Imprevedibile. Allora, prima però di dire sì o no, sentiamo Paolo e Diego. Vai, Diego. Parto da un presupposto. Salam aleikum, aleikum salam. Non si può più dire da tanti anni. Andavo in Marocco, ho fatto diversi film, insomma, e non si poteva dire neanche allora. Ma non perché non si poteva, perché non faceva ridere. Non era è un fatto vecchio, di. Era già vecchio. È troppo vecchio, troppo. È antiquariato comico. Paolo? Non perché cioè mi hai tirato in ballo ci mancherebbe, io mi fo prendere in giro, ma molto volentieri. È semplicemente accidenti, ci ho costruito una arriera. Mi sembra davvero che non abbiano funzionato le battute, e cameriere disturbatore credo che sia un mestiere ti dovresti invece tenere che stretto. Puoi fare ancora in futuro. Esatto, quello sì. Renato, tu cosa pensi? Non ho parole. Vabbè, cosa facciamo, lo teniamo in gara? No. Per me mi spiace. Intanto aspetta nel backstage. No, però io per me no, e Diego lo so. No, io per me no, è Selvaggio che può. No, non ce la posso fare. No. Magari poi nel corso degli anni, visto che sei giovane, certo, troverai una chiave e puoi andare avanti. Anche un bel consiglio, eh? Fai pratica tutti i giorni, lavorando, certo, avendo la fortuna di avere già un lavoro, in un posto meraviglioso come quello dove vivi. E poi anche imparare a fare bene il cameriere. Che magari... Grazie di essere venuto. Grazie a voi. Grazie. Ciao. Ed ora l'ultimo concorrente. Il primo eliminato sono io, sì. Anche voi siete stati eliminati? Beh, allora mi metto da quella parte, gli eliminati da sta parte. Giurati, siate come il giudice Salomone, severi ma senza andare nel pallone, perché sta arrivando lui. Anzi, in realtà sono due, perché è un duo, i due Giga. Ma che cacchio vuoi? Hai detto cacchio, complimenti, ma dici pure porca paletta. Basta, per dirci quinci. Pure per dirci quinci, no scusa, ma per dirci quinci scatta telefono a casa, perdonami, ma... Pronto Albè? Sì, c'è sto uno qui che ha detto per dirci quinci, sì. Anzi Alberto, vabbè scusi, ciao. Senti, ma hai studiato? Ho capito tu chi sei. Tu sei uno di quelli che si presenta il giorno dell'esame e vuole farsi ripetere la lezione a pappardella. No, vedi che io le cose le so e ho studiato. Ma che sai, secondo me non sai nemmeno che argomento c'è oggi. C'è argomento su quello che andava che pare morta, diciamo, Leopardi. E che materia è? Scienze, Leopardi. E comunque io sono pronto su Garibaldi. Secondo me non sai nemmeno come si chiamava. Giuseppe.
È il cognome che me frega. E chi incontrò Garibaldi a Teano? L'amante. No, vi? 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 Vincenzo. Chi è Vincenzo? Vecchio amico di Garibaldi. Vincenzo non esiste. Sì. Vittorio e? 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 Era amico. E chi è questo amico? Vincenzo. Ma Vincenzo non esiste. Vi. Vittorio Emanuele, sì? 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 Secondo me c'era anche Vincenzo. Vincenzo non esiste come personaggio storico. E Vittorio Emanuele, secondo. Ah, che fatica per fatte di due cose. Senti, fammi capire tu perché stai qua. Io sono 7 giorni, dico 7 giorni che cerco di vedere per questo esame e riesco a studiare per colpa di persone come te. Oh! E che cacchio. Ma te non scopi, ve? Te credo. Continua a parlare con Leopardi, sei diventata una cosa unica, sì, sì. Pronto, mamma? Pure la madre, il sogno. Sì, sono all'università, sì. C'è uno che mi sta impostando. Senti, ora fai esame. Anzi, se n'è andato e mi ha proprio rotto il piff. Ho detto piff, non è una parolaccia. Mamma, aspetta che tu ora gli chiedo com'è andata. Ciao, mamma, ciao, ciao. Beh, allora cosa ti hanno chiesto? Quanti erano i 1000 di Garibaldi? E tu cosa hai risposto? Uno. Vincenzo! Ma Vincenzo non esiste, ma non è possibile che... I 2 giga! Beh, i 3 giurati non hanno interrotto la vostra esibizione, adesso grazie. Indaghiamo. Vediamo cosa pensano della vostra... Sì. Paolo, comincia tu. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Posso dire, vi conoscete da tanto voi, vedo una bella sintonia però. Siamo, sì. Diciamo, ci conosciamo da 23 anni, vediamo nello stesso palazzo. Stavamo in culla insieme, diciamo. Avete 23 anni? Sì. Quindi, quant'è che lavorate insieme? 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo, sì. Cosa, posso chiedervi cosa vorreste fare? Qual è il vostro sogno? Se ne uno sarà questo. Poi diciamo il sogno nostro è quello tramite la comicità sia da comunicare un po' di cultura. Quello... Cioè a noi piace fare cultura principalmente. Cultura è soprattutto in fase comica, quindi... Perché pensiamo che la risata è più un mezzo. Come oggi si fa più col terrore si cattura l'attenzione che con una risata. Ah, è un intento paideutico, un intento culturale. Ci piacerebbe anche questo. Mi sembra un po' ambiziosa come cosa. Beh, io intanto... Vabbè, uno spera, poi non... Certo, indubbiamente, bella. Selvaggia, loro ti hanno riportato ai tempi della scuola? No, io in realtà volevo capire dove volete arrivare. Nel senso, volete fare cultura? E allora mi domando, perché dopo 2 minuti di Garibaldi, Leopardi, eccetera, mi andate a chiudere con non scopi abbastanza? Cioè, butti via tutto quello che hai tentato di fare. Infatti, diciamo... Magari non mi hai fatto ridere, però hai fatto una cosa un po' alta. No. Poi invece la butti così sul basso e non capisco più dove volete arrivare. Noi vogliamo arrivare comunque a tutti, perché pensiamo che la cultura sia un patrimonio disponibile a tutti quanti. Quindi, non diciamo... dovete scegliere che registro avere, alto forse... o basso, perché se ma mi fate... No, noi siamo posti a posto, diciamo così, sono fatto in altro modo. Diciamo, quindi, noi vogliamo... Rappresentiamo anche quello là che sono i studenti, penso, dell'università, quello là un pochettino che sa tutto e quello che sa niente che so io, veramente. Quindi, penso di aver capito. Diciamo, vogliamo fondere cura, non risposta, vogliamo però. Fondere i 2 tipi di cultura, cioè però nella fusione poi deve venire fuori la risata. Vi stanno fregando loro, sì. Le domande è questo, perché uno che vuole non volevamo fare cultura, ma volevamo Diego. A fuori le domande così alla fine vai, uno dice cedo, smetto, cambio. Volevano fare del cabaret, volevano fare, sì. Delle cose divertenti, le hanno provato a farle usando un meccanismo che credo sia nelle loro corde in questo periodo della loro vita, sì, perché sono studenti, uno che non studia, un altro che è pettinato come uno che studia, e quindi presumo che studia, non so, magari ti promuovono per la pettinatura, non lo so. Vabbè, ma Diego, ti sono piaciuti o no? Perché non dice sono, però se ti sono in embrione, non sono focalizzati, manca la sostanza proprio che è l'umorismo, però ci sono delle possibilità. Io gli darei la possibilità di proseguire il loro percorso. Renato, grazie. Tu cosa pensi? E com'è il punteggio in questo momento? Allora, Selvaggia credo abbia detto di no. Sì. Dai, sputer Rosbif. Dico di sì, dico di sì. Allora, ci hai pensato, hai visto? Sembrava un no, invece. Di no. Vabbè, ma dalla faccia, la faccia sembrava un no. Ho detto le mie perplessità. Allora, quindi, Selvaggia ha detto sì, Paolo... Sì. Diego? Io ho detto sì già da prima. Sì, sono 3 sì, 3 su 3, siete passati. Grazie. Grazie. Promossi! Ma Renato, promossi. Lo sentiamo? Adesso sentiamo il giudizio di Renato. No, dico che la recitazione c'è abbastanza, è curiosa. Le cose che dicono sono delle cagate pazzesche. In senso bisogna buono, che... è sua responsabilità. L'embrione. L'embrione era quello. Beh, però credo ci siano anche i ritmi, no? Così, eh? Ci siano anche i ritmi, credo. No,
possono correre ai ripari, ecco, dire delle cose un pochino più simpatiche, magari più sensate. Ci vuole un autorato, non è che diciamo, la cultura sia fatta di Garibaldi e no, basta. No, infatti, no, 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 noi sappiamo che c'è ancora molto da studiare. Molto. Molto. Datevi da fare in fretta. Sicuro, grazie. Va bene, dai. La battutaccia finale, dai. Va bene, data bene. Data bene. Va bene, dai. Bravi. Grazie. Andate, andate nel backstage. Pensate sempre che c'è gente in giro come Cirilli, quindi... I primi 10 comici si sono esibiti, fra pochissimo andremo nella seconda mancia dove ci saranno altri 10 comici. Sono tutti figli per me, io sono come una chioccia per loro. È difficile giudicare, vero? Mi rivolgo a voi, giuria, è molto difficile. È difficile, sì. Io adesso invece vorrei farvi ascoltare invece il giudizio di una persona che non ha vinto una partita a briscola, ma ha vinto un Nobel. Secondo me si intende molto di comicità. Dario Fo. Ah, c'è una grande differenza sulle forme del ridere. C'è il lazzo fino a se stesso, la battuta certe volte così scurrile, oppure c'è la barzelletta, ecco. Beh, c'è una bella differenza fra far satira e fare il gioco fino a se stesso. La satira ha bisogno di una buona conoscenza della realtà e soprattutto dell'assurdo, del paradosso, ha bisogno di aver conoscenza delle cose, del giorno, di cosa sta capitando nella tua vita. E allora le battute, l'ironia, il paradosso, il gioco dei contrappunti, la provocazione funziona e dimostra l'intelligenza. Ringraziamo il mitico Dario Fo e adesso richiamiamo i comici che sono rimasti in gara della prima manche: Marco e Chicco, Andrea Fratellini, Marco Passiglia, Marco Turano, Francesco Rizzuto, Francesco Birardi, Fiona Dovo e i Due Giga. Allora, adesso avete alcuni secondi per riflettere prima del giudizio. Io ho già riflesso. Dobbiamo compensarli i voti. Purtroppo voglio spiare un po' te. Ma che cosa? Che ti impicci? Copi? Guardo così scritto. Corretto, però guarda, c'è stato un ribaltamento grosso. Ecco, ora vi dovete pronunciare, però ricordo che potete dare per ogni comico un voto da 1 a 10 e non potete ripeterlo per un altro comico, va bene? Allora, per Marco e Chicco. Ieri stavo a fare walking in campagna. Beh. A un certo punto non vedo Giovanna in macchina con uno. Ma la vedevo. E poi sono i cali di pressione per i walking. Che cosa? Stavo a fare le cose sporche. Oh. Sì, a un certo punto arriva la macchina dei carabinieri. Beh. Sirene spiegate, lampeggianti accesi. Uscite fuori con le mani in alto. Nuca, sei. Prima Paolo. 6. Selvaggia. 3. Diego. 6. Renato. 4. Per Andrea Fratellini. Ehi, hey, cos'è quella? No, cosa? Quello là, no. Quale? Quello con la faccia da cretino? No, zio, è il cameraman. Chi ha un fucile? No, no, è una telecamera, sta registrando, vuol dire che ti registra, ti mette su Facebook e ti tagga. Che sa? Ti tagga. A me. Ti taggo la faccia, disgraziato, vieni qua, ti faccio un così. Paolo. 10. Selvaggia. 8. Diego. 10. Renato? 10. 10. Marco Passiglia. Sai, l'orchite non è la paura degli orchi, è una vignetta, non è, che fa poco vino. Allora, Paolo. 8. Selvaggia? 6. Diego? 7. Renato? 5.
Marco Turano. Anche a me piace la micchetta. Vedeste che lavori che me fa. Con la farina del grano duro. A volte mi fa anche il pane di segale. Allora, Paolo. 7. Selvaggia. 2. Ragazzi, 2 come le olive che ha citato. Diego. 9. Renato. 9. 9. Francesco Rizzuto. Che tutte le piante e fiori non ci stanno dentro, li lasciano nel corridoio. L'ultimo che arriva vede tutte queste piante fuori e dice: scusate, ma chi è morto? No, è nato il bambino, dov'è? Dietro le piante. Il tuo voto, Paolo? 9. 9. Selvaggia per Francesco? 7. Diego? 8. Renato? 6. Francesco Birardi. Defloratore. Delinquente. Per non spendere 2 lire dal fioraio. Paolo. E non ho trovato un voto che riuscisse a esprimermi. Ma non era stato niente. 1. No, c'è. Allora, Selvaggia. Non gli do 0 perché mi fa paura, quindi 1. Diego? Io direi che il pubblico non può, può partecipare con gli applausi, però non è giusto che dia questa... È pubblico. Il pubblico è così, però è giusto. Vabbè, 1. Renato? 3, ha fatto la somma dei nostri... Ok. Per Fiona Dovo. Non so, dovrei prendere la pastiglia della pressione, ma con quello che costa, 600 euro al mese. A proposito, vi faccio vedere una cosa che la Bellucci se la scorda. Vai! Paolo. Ho fatto fatica, 5. Selvaggia? Incredibilmente come Paolo, 5. Diego? 4, però vorrei dire che i voti sono quelli, dall'1 al 10. Non possiamo ripetere. Purtroppo non poter ripetere, mi spiace un po', ma insomma. Renato? 8. Per i 2 giga. Allora, come si chiamava l'amata di Leopardi, al quale ha dedicato una poesia delle operette morali intitolata A Silvia... E questa la so! E questa è come il cavallo bianco di Garibaldi. Napoleone. Garibaldi. No. Cavallo. No. Bianco. No. Napoleone. No. Di Silvia? Silvia. No. Si chiamava Teresa Fattorini. Paolo. 4. Selvaggia. Oh, 4. Diego. 5. Renato. 7. Bene, siamo al giro di boa... Tra pochissimo vedremo in gara i comici della seconda manche, poi daremo anche genere di conforto, perché il bello deve ancora venire. Facciamo sentire il calore ai comici che ci stanno aspettando dietro le quinte. Forza! Ma nel frattempo vi lascio con la classifica della prima manche. Bravi a tutti, comunque, bravi. Salutiamo i nostri comici, quelli che si sono esibiti e che si trovano nel backstage col nostro calore. Facciamoglielo sentire. Chissà se tra di loro... Eccoli, guardala che belli. Chissà se tra di loro ci sarà il vincitore della prima edizione di Eccezionale Veramente. E il premio è veramente eccezionale. È un contratto in esclusiva... per 2 anni con la Colorado Film, per cinema e TV, del valore di 100.000 euro! Che responsabilità! È una responsabilità! Quindi, responsabilità, quindi, giurati, duri ma senza perdere la tenerezza. Duri ma molli! Bravissimo! Paolo Avataneo, il primo comico in gara! Me, perché ti fai del tempo a guardare qui fino in bordo. Tu sei cattivo con me, perché mi guardi.
passato dei bei giorni con te. Ciao. Anzi, addio. Mi sono innamorato di te. Paolo Avatanio. Diego, vieni qui. Ma dico, la base è molto interessante. Dovremmo andare in giro la base da sola. Cioè, io in macchina mi piacerebbe quando vado in macchina sentire l'audio di quello che ha fatto lui. Poi potrei avere anche un portachiavi, se si mette, cioè, con una cordicella dietro, e gli faccio fare. No, adesso, senza, è un suggerimento per due lavori. Per fare uno. Ma parla come la linea di Cavandoli, in realtà. Paolo? Sono senza parole. Anch'io, non so, francamente sono costernato. Cioè, ottima la playlist. Però posso dire, scusa, i miei due compagni d'avventura, cioè, sì, alla fine la parte della stronza la fanno sempre fare a me. Dicono, criticano, però poi voi avete... No, cioè, ma era un modo... No, era solo, per adesso era solo... No, io no, io veramente... Questo era solo un commento. Lei ha pigiato il pulsante. Io ho pigiato. Solo che uno stop non basta. Ma lei, per fermare. Io ho permesso però, perché era bella la musica, c'era Tenco, c'erano delle cose. Ma mica siamo nella sala da ballo qua, scusami Diego, bisogna essere un po' duri. Sentiamo il giudizio di Renato. Ma io lo elimino per via del fisico. Per bravo, via del fisico. Renato, onesto. Per via del fisico. Non gli piacciono quelli troppo magri. Però l'elemento parrucca spesso viene usato dal comico, no? Sì, e purtroppo quindi... sì. Vai, che Paolo. Sì, anche da Sandro Maier, però vabbè. Però al di là del gatto che, di San, però insomma, al di là di questo, io dico, purtroppo, anche se amo molto la sua follia e mi piace come sta mantenendo il personaggio, dico purtroppo di no. Ragazzi. Io dico, dopo la richiesta... Se dice sì, Diego, ti può salvare Renato. Io dico di no, per un fatto anche per evitare che vada a fare delle serate e magari dare una manica di botte dopo. E invece lui è un artista che lavora in tutto il mondo, vero? Sì, non in Italia, penso, però, perché sono... C'è il passaporto. Scherzo. Mi dispiace. Aspettaci però nel backstage. Grazie, magari Renato Pozzetto magari ti potrà ripescare alla fine. Magari. Non lo diciamo adesso, Renato. Riflettici bene. No, non lo diciamo. Non diciamolo. Okay. Grazie. Ciao, grazie. Giurati, non uno, ma tre, perché loro sono i tre amici immaginari. Avete mai pensato a come le mamme possano avere influenzato i propri figli con le loro frasi? No? Ecco voi qualche piccolo esempio. Scusi, ma poi il collo gli cresce, sì. Madre di Maurizio Costanzo dopo il parto. Dottore, mio figlio si è appena inghiottito il citofono di casa. Madre di Luca Laurenti al pediatra. Ci ho stretto 3.000 volte nel nonnecchio, di non toccano che ti fai fale. Madre di Luca Giurato alle giostre. Guarda, più sincero di mio figlio non ne trovi. Madre di Matteo Renzi ad un'amica. Dai, su, alzati, cammina, dai che fai tardi a scuola, su. Madre di San Lazzaro, 12 dopo Cristo. Amore di mamma, con tutto il bene che ti voglio, ma adesso dove lo vado a trovare un pallone quadrato? Madre di Pablo Picasso, 1891.
Madre di Vasco Rossi al fruttivendolo. No, mia figlia si farà sicuramente soldato. Tutta questa passione per i cannoni, guarda, pam pam. Madre di Bob Marley 1956. No, mio figlio è incredibile, adesso c'ha la fissa delle mele, che poi gli dà un morso e la butta, neanche lo spreco, guarda. Madre di Steve Jobs 1969. Vieni immediatamente qui. Madre di Vittorio Sgarbi all'uscita di scuola. Ma dai, smettila di guardare quelle vetrine, su, quando sei grande poi ti compri tutto quello che vuoi. Madre di Silvio Berlusconi in viaggio ad Amsterdam 1949. Fai da bravo, altrimenti ti lascio dagli zingari. Madre di Matteo Salvini per ogni capriccio. Ma non ti sembrava di tirarti quei cappelli, no? Che fanno anche abbastanza schifo, tra l'altro. Era l'ultima, ragazzi, sono finite queste. Sua madre, anche stamattina. Era uno scherzo. Era una burla. Grazie. I tre amici immaginari. Bravi, venite qui. Giuria, a voi la parola. Comincia Paolo. Paolo. Ma io li ho trovati molto bravi, molto carini. Questo meccanismo comico che ha un inizio, una fine, ha una suspense, nel senso che poi c'è un lancio e poi rimaniamo tutti in attesa di capire poi la battuta finale. Quindi per me è pienamente passati e gran complimenti. Tra l'altro l'ho visto ridere tantissimo, Paolo. Sì, ce n'erano due o tre. Perciò ho cominciato da te. C'erano due o tre veramente molto divertenti. Volevo capire qual è l'equilibrio tra i tre. Chi è che scrive i testi? Li scrivete tutti insieme o c'è uno che prevale sull'altro? In realtà siamo in tre più uno. Più uno, c'è anche la squadra. In quattro siete tanti, siete quattro teste. Ecco, mi domando perché abbiate lasciato due o tre battute che proprio non fanno ridere. Siccome il resto funziona, siete bravi, io asciugherei, toglierei due o tre cose che non fanno ridere, perché poi tendono ad abbassare un po' il livello. Quindi io vi consiglio questo, per il resto bella idea, divertente, ben realizzata. Però sai, sono inserite in un meccanismo, sali scendi, quindi sì, ma non può stare tutto in alto. Se sono battute una dopo l'altra non è una... Ma io devo difendere i miei comici. Sì, mi dispiace, ma no. Allora, comunque c'è un sì e un no, adesso il sommo Diego... No, io ho detto sì. Hai detto sì? No, ha dato un consiglio, ma il mio è un sì. Ah, ho capito no, scusa. Uno cerca di dire. Ormai è difficile anche dire delle cose. Ci sono delle battute molto interessanti. Ed alcune, quella di Bob Marley, se mi telefonavi ieri, mi accennavi, io te la dicevo oggi, ma proprio no. All'interno del meccanismo si potrebbe fare anche un po' più ridere, cioè il cabaret è anche far ridere come si dicono le cose, non solo aspettando pam pam pam, pam pam pam, cioè c'è anche all'interno una creatività, che come quando si racconta una barzelletta, ecco, anche durante, però non raccontarsi. Per me comunque sì, anche per me. Vabbè, comunque li promuoviamo, dai. Sì. Promossi alla valutazione finale, vai. Grazie. I tre amici immaginari. Grazie. Andiamo avanti col prossimo comico. Figlio mio, mi raccomando, mangia tutto, altrimenti poi non cresci. Madre di Renato Brunetta, allora di cena. Giusti e paterni per lui, Massimo De Rosa. Mi chiamo Massimo De Rosa. E fra 14 anni compio 60 anni, per la Fornero 55. Nella vita sono sempre stato un trafficone e adesso ho problemi di circolazione. E questo negli anni mi ha causato dei gravi disturbi fisici. Ad esempio, ogni volta che devo fare pipì, sento che lo stimolo mi parte dal piede. Avrò sicuramente una vescica. Per problemi di stitichezza, il medico mi ha consigliato fibra. E ha ragione, è tutt'oggi che l'ascolto, e fa cagare. Esco, cerco un locale per mangiare qualcosa, ma sono tutti pieni. Alla fine mi invento che sono un ginecologo, e un buco me lo trovano.
Per fare bella figura alla mia ragazza, una volta mi sono messo un preservativo ritardante e lei si è incazzata perché sono arrivato in ritardo all'appuntamento. La mia prima moglie è morta, la mia seconda moglie è morta, la mia terza moglie non fa l'amore, si tocca. E così sono andato a comprare una bambola gonfiabile. La porto a casa, comincio ad accarezzarla, ma lei niente. Comincio a baciarla, ma lei niente. Due sono le cose. O mi hanno fregato e mi hanno venduto una lesbica, o questa si dà troppo le arie. Ma nella vita ci sono dei problemi seri. Ad esempio, se tutti questi immigrati continuano a venire in Italia con i gommoni, si cancellerà il Mediterraneo. La carne fa male. La carne fa male. Si dice che la nuova frontiera del cibo sia mangiare cavallette. Bene, salterò i pasti. Signori della corte, ma il pandoro arabo nasce già con lo zucchero a velo? Ciao. Vieni qua, vieni qua. Vieni qua. Posso fare una cosa particolare? Cominciare, ho visto ridere tantissimo Renato. Posso cominciare da te, Renato? Cosa ne pensi? No, ma perché mi sembra che il primo ad avere dei dubbi è lui. No, per questo mi è simpatico. Si buttava via, come se... Come dire, ma... Come dire, ma si può dire o non si può dire, la dico o non la dico, va bene, a me è divertito. Ho visto ridere. Sì. Selvaggia, tu che ne pensi? Non saprei come catalogarlo, nel senso che è un testo confuso il tuo. Ci sono delle cose interessanti, dei nonsense, delle cose insomma abbastanza inedite stasera, e delle cose invece grevi, proprio da comicità facile, un po' telefonata e regalata. Quindi non riesco a capire in quale casella ti vuoi mettere. Sembra un testo scritto a quattro mani, no? Con una persona che ha uno stile e una che ne ha un altro. Quindi mi domando, ma te lo sei scritto da solo? Sì. Quindi sei bipolare proprio tu. Aspetta, non dire né sì né no. Sentiamo prima gli altri. Diego. Ma io infatti mi allineavo. Sembra che metà l'hai scritto tu e metà Cirillo. Io gli ho fatti tatuaggi bianchi, vedi, chiari, neri. Alcune battute sono cirilliane. No, effettivamente è questo. Ci sono delle cose, il gommone fa molto ridere, insomma. E però altre sono un po' scontate. La chiave è che, come diceva Renato, sembra in prestito. Cioè dici, ma vado via, sono venuto, ho fatto una cazzata. Non lo so. E questa roba mi fa ridere. No, lui ha questi, vedi, che non sono colorati. Ma non perché non sono colorati, se la vado a 70 gradi. Vedi, questa qua potresti metterla dentro. Fra quelle fra quelli che funzionano. Pensa che il pubblico è anche istruito per ridere. No. Non ha riso nessuno. Lo so. Vai Paolo. A me personalmente non mi ha convinto, purtroppo, anche se le battute erano valide. Quindi per te un no? Per me un no. Selvaggia? Per me un no. Diego? Per me un sì. Sì, quindi adesso è determinante il voto del nostro quarto giurato, perché se dice sì Renato, tu andrai al voto finale. Sì, io dico di sì, a me diverti anche per la novità. Grazie. E l'ho visto ridere veramente, eh? Bravissimo, vai nel nostro backstage. Ciao. Ciao. Andiamo avanti col prossimo. Mi sono divertito, è stata una bella esperienza. Mi sono divertito sia qui in studio, mi sono divertito anche in albergo. Penso che mi hanno messo a dormire con uno che di cognome fa Lucchetti. Beh, Lucchetti. E io con le manette abbiamo legato bene. Giurati, continuiamo. Duri ma accomodanti per Francesco D'Antonio. Mio fratello si è sposato giovane perché ha messo incinta la mia ragazza. Sono sempre stato sfortunato. Da piccolo il mio compagno di banco soffriva di personalità multipla. A un certo punto ha cambiato scuola e ho perso 4 amici in un colpo solo. Per questo preferisco sognare. Pure adesso, tutto il rispetto per voi, però voi non esistete. Cioè voi siete solamente una mia proiezione. Praticamente il mio inconscio che si esibisce davanti al mio subconscio. Cioè se io non vi piaccio è perché io non mi piaccio. E se io non mi piaccio è perché il mio subconscio è bastardo dentro, subdolo, sub bastardo. Chiaro, no?
Per questo preferisco sognare, che la realtà è complicata. La settimana scorsa mi hanno rubato il motorino. Per me è una cosa grave, perché io non ho la macchina. Anche se ho sempre preferito le due ruote da piccolo, infatti mio padre era abbonato alla rivista Quattro Ruote, me ne leggevo solamente metà. E non è un bel quartiere dove abito, infatti nel mio palazzo rubano gli zerbini e siamo costretti a nasconderli sotto la chiave. Poi hanno aperto un sacco di negozi di cinese. Io non sono contro il Made in China, cioè non sono contro il Made in China, però io una volta ho adottato un bambino cinese e si è rotto. Poi in casa non va benissimo, mia madre mi ripete sempre la stessa... Sì. Grazie al subconscio. Mia madre mi ripete sempre la stessa frase: questa casa non è un albergo, faccio tardi, questa casa non è un albergo, non mi rifaccio il letto, questa casa non è un albergo. Io ci sono stato in un albergo, appena sono entrato mi sono seduto, ho appoggiato i piedi sul tavolino e è arrivato il direttore e mi ha fatto: vai, io, ma che dire, di che sei a casa tua? Certo, io non sono un figlio perfetto, voglio dire, però meglio di quello che ha ammazzato la madre perché gli dava fastidio che lei facesse la cartomante, che prevedeva il futuro con le carte, che va pure lei, che veggente di merda. Cioè, per questo preferisco sognare, preferisco, anche se a volte faccio dei sogni strani. Una volta ho sognato un premio Nobel per la pace, Obama, che voleva bombardare la Siria perché aveva le armi chimiche. Cioè, ti vuoi bombardare un paese con le armi perché c'ha le armi? È come dire, io non sono contro i gay, anzi, li prendo pure per il culo, figurati. E mi addormento con mia madre che mi ripete: mangia le verdure che contengono ferro. Mi sveglio con mia madre che mi ripete: mangia le verdure che contengono ferro, rame, arsenico, grano impoverito. Ma poi finalmente ho sognato il senso della vita. Ho sognato il senso della vita. E il senso della vita è... Io, mamma, altri 5 minuti. Mamma, fammi dormire altri 5 minuti, mamma! Oh, Francesco D'Antonio! Vieni qua, dove vai, oh? Vieni qua. Colto, arguto e comico, vero? Sono i miei comici, oh. L'Andy Garcia italiano, Selvaggio, lo vedevo che lo guardavi, somiglia a Andy Garcia. Vedevo che lo guardavi, ti è interessato? No, non lo guardavo con quell'interesse. Quello che mi è piaciuto di lui è che rispetto agli altri è molto tranquillo e serafico, non forza mai nulla per avere l'applauso, no? Spesso i comici forzano il tono di voce, cioè cercano di enfatizzare quello che dicono perché funziona di più, scappa l'applauso magari. Tu invece hai detto sempre tutto con lo stesso tono, senza mai cercare l'applauso, però l'applauso è arrivato senza nessuno sforzo, quindi sei molto bravo. Grazie. Bravo. E poi Selvaggio è un sì. Credo sia un sì, Selvaggio. Paolo. Mi è piaciuto tantissimo sia il coraggio, perché comunque ha fatto battute anche con un certo spessore. Mi è piaciuta la battuta che, oggi fare battute sugli omosessuali è sempre, no, difficile. Lui è riuscito a farla e ha detto tra anche delle con cose con un salto carpiato ha fatto quella di Obama, mi ha divertito molto quella a casa albergo. Insomma, l'ho trovato, sai, poi non è che un comico deve per forza sempre far sganasciare delle risate. A me mi ha strappato dei sorrisi intelligenti, e non è poco, anche e soprattutto per me che sono un demente, quindi complimenti, Francesco. Grazie. Diego! Secondo me c'è una ricerca di originalità nel testo. Alcune cose sono belle, anche è bello il meccanismo che potrebbe essere sviluppato. E va un po' messo a posto il personaggio, proprio il recitante, il cabarettista, ma il testo funziona ed è una bella partenza, secondo me. Quindi, carino, bravo. Renato. A me va bene. Vedi? Così. Quando non va bene, promosso, di Renato, sì, promosso, dai. Promosso al giudizio finale. Vai nel backstage, Francesco. No, in realtà spesso mi dicono, cioè siccome vengo da Salerno, spesso mi dicono che non è una comicità proprio campana questa. E forse ultimamente è quasi un complimento sta cosa, non voglio denigrare nessuno. Giurati! Allora, irremovibili ma mobili, perché sta arrivando Paolo Lucchetti, ho letto, eh! Oh, bella zì, ma da che marca so sti occhiali? Soi mia, la prima marca di occhiali giapponese meno conosciuti al mondo. Soi mia, ideale per tutti i tipi di occhi, umani, animali e di pernice. E non perdete la prossima collezione. Soi tua!
per il tuo onomastico, un compleanno, una ricorrenza speciale, oh, tacatacatà, per il tuo prossimo Natale, non essere sempre originale, affidati a noi e regala la solita cagata. La solita cagata per un regalo non sempre originale. Digita e clicca su www.lasolitacagata.it. Sì, ma dopo lavate le mani! Da oggi basta con le imprecazioni da calcetto dovute ai dolorosi falli avversari. Da oggi basta con le imprecazioni da calcetto. Parastinco de santo. Parastinco de santo. E giocherai d'addio! Dottore, dottore, mi dica che cos'ho, che cos'ho? Niente! Non c'hai niente! T'amo fatta analisi del sangue, t'amo fatta attack! Niente! Non c'hai niente! Tiè, piate sto cerotto! Cerotto er cazzo! Cerotto er cazzo! L'unico cerotto per ipocondriaci! Grazie. Paolo Lucchetti. Chi vuole cominciare? Paolo. Paolo che si divertiva parecchio. No, no, purtroppo non ridevo. A me piacciono molto le battutacce, però non ridevo tanto. Insomma, a volte la battutaccia bisogna saperla anche portare. Selvaggia? Ma dicendo Ruffini questo, io dico il contrario. Nel senso, allora, se... Cioè, a te è piaciuto lui? No. Però, se, scusa, no, sei stato molto più severo. No, scusa Paolo, sei stato molto più severo. Cioè, secondo te la battuta, cioè, Rotter, cioè, ti è piaciuta quella? Allora, se io devo mettere sullo stesso piano gente che ha fatto comicità molto simile alla sua, io dico che lui, dovendo giudicare questa comicità greve, è bassa, fa più ridere di altri che tu invece hai detto, ah, oh, che fighi, che bravi, che... su cui ridevi tanto. Comunque, Paolo no, Selvaggia sì, se dice di no Diego, diventerà fondamentale poi il giudizio di Renato. A me personalmente non mi fanno molto ridere gli oggetti per il cabaret. Il cabarettista è uno che parla, racconta una storia e fa ridere. Se per far ridere devo avere in mano una vite, un cacciavite, può succedere una volta, ma non può essere costante. Quindi secondo me questo è il perno del mio no. Due no, un sì, vediamo cosa dice Renato. Ti può salvare solo lui? No, sono d'accordo con Diego, che gli oggetti servono a poco. Ma mi stupisce un po' il suo atteggiamento, ha il sorriso come uno che sta cadendo dal quinto piano e si stupisce. È un po' emozionale. Di l'emozione. Vabbè, insomma. Non so che cosa... Devi decidere. Ma posso chiedere, ma Selvaggio ha detto sì? Io ho detto sì. Sì, vabbè, dai. Dipende da me? Sì. Non so cosa dire. Sei il boia. Pubblico, aiutate Renato. Allora, il pubblico cosa dice? Si divide il pubblico. Sono prevalsi no. Okay. Mi spiace per... Vai Paolo, non ti preoccupare. Però aspetta, siccome Renato Paolo, era molto indeciso, potrebbe essere che nel finale, siccome lui ha il potere di salvare... C'è il ripescaggio. Certo, il ripescaggio. Sì. Va bene, aspetta. Grazie di là. Grazie di essere venuto, fiducioso. Paolo. Grazie. Allora. Non è che c'è la volgarità, è solamente anche perché, diciamo, di volgarità non è che volgarità, era più un giocare con le parole. Vi sono piaciuti i comici che si sono esibiti fino adesso? Sì. Soi mia! E soi mia anche i prossimi! A fra poco! Poco i giudici saranno chiamati a dare un voto per ogni comico e decidere chi di loro accederà alle semifinali. Sono tutti figli per me. Ci sono ancora altri comici da fare esibire. Volevo capire cosa fai nella vita. Intanto, nella seconda manche sono rimasti in gara i tre amici immaginari, Massimo De Rosa, Francesco D'Antonio. Tutto può ancora accadere. Le cose che dicono sono delle cagate pazzesche. Riprendiamo con la gara. Ci sono ancora alcuni.
alcuni comici, ma il backstage si sta affollando, eh? Giurati, è qui, ma senza Italia. E lei, una donna strepitosa, Elena Berera! Beh, pensateci, sono l'innamorata di Armando pur d'Alfredo. Son detta la traviata. Sono e non sembrerebbe assai tubercolosa, dannata a morir tisica in musica o in prosa. Il direttore d'orchestra rapido dà il segnale e io deggio sentirmi molto male e tirar le cuoia. Faccende che col tempo me sono venute a noia. Così di gran lena sono andata fuori dall'opera nomata La Traviata. Appena uscita notai un gran cambiamento e mi rifugiai in una caverna poco lontana che tutti poi chiamano la Metropolitana. Là io vidi un uomo con in viso un gran pallore. Alfredo si chiamava, come il mio grande amore. Oh. Egli era bello, giovine e con una soave bocca. Si avvicinò e mi disse: chi è sta bella gnocca? Al momento io quel verbo ben non ho compreso, ma poi vedendo l'uomo in basso, molto teso, per calmar l'agitazione a lui m'avvicinai e in men che non si dica me ne innamorai, anche perché mi cinse in modo tal virile e mi sbatté 3 volte sul sedile. Poi con voce sempre da signore mi disse: si me deretta a me, fai un bel affare, una donna come te può fa carriera, bisogna che la dai audacemente e fiera. Non sei la sola, lo fanno tante donne. Pensaci bene prima di risponde. Mio dolce Alfredo, una domanda. Ma l'altre come fanno? Una volta che l'hai data, dopo te la ridanno? Ma certo, amore, una lavata e una asciugata non sembra manco che l'hai usata. Allor compresi, era abbastanza chiaro. Dovevo essere traviata per danaro. E indovinate un po'? Carriera assicurata, l'ho data e in 4 mesi m'han fatto deputata, sempre libero di Gio polleggiare di gioia in gioia. Elena, Elena Berera, eh? Che donna, eh? Esplosiva. Dall'ogione, commenti dall'ogione. Chi vuole iniziare? Faccio fatica a giudicare perché è una formula anomala. È una forma di spettacolo. È una forma di spettacolo che io non conosco, non riesco a identificare in nessun modo. Quindi, prima di espormi, cedo la parola alla mia... Selvaggia. Vuoi mi adeguo al tuo registro e ti dico... E fallo in rima. Ti dico, Violetta cara, non basta citare La Traviata, ci devi pure far fare una risata. Ok, questo è il concetto. Se no pare una troiata. Grazie Diego, che non è una chiusura bella. La chiusura è sempre importante, grazie Diego. E ho trovato il tutto elegante, tranne insomma qualche scivolone qua e là, lavata, asciugata, una roba un po' già sentita, vecchia e anche un po' volgare. Però, apprezzo l'originalità, sei comunque venuta qui e hai portato qualcosa di diverso che non abbiamo visto, non abbiamo sentito, e per cui io apprezzo il coraggio. E con talento. Il coraggio. Paolo? Domanda. Una domanda. Ma tu fai la cantante, no? Tu fai la cantante? No, ho fatto la cantante per 7 anni, la cantante lirica per 7 anni e ho lavorato nei teatri per 7 anni, però io nasco come ballerina, soubrette, comica. Prima di dire un sì o un no voglio sentire però Renato. Beh, se parliamo di cabaret non è solo comicità, lei ha tante doti, ha la canzone, la presenza scenica... l'ilarità, insomma, a me è piaciuta molto ed è secondo me nella serata la migliore cabarettista. Wow, grazie. Vediamo cosa ha deciso però la giuria. Certo che far partire Renato mette in grave difficoltà tutti, ma diciamo che mi affido, perché avere Renato e non utilizzarlo mi sembra un peccato. No, io ci tengo, mi fa piacere, dico sì. Un sì di Diego. Paolo?
Io a malincuore dico no. No. Un sì, un no? Io dico sì, non per sudditanza psicologica, ma insomma, dico sì perché voglio vedere quali altre frecce hai nel tuo arco. Io ammetto di essere suddito psicologicamente. Ancora non sapremo se sarà in semifinale perché è solo ammessa al giudizio finale di questa puntata e poi vedremo. Grazie. Grazie. Però aspetta, io vorrei andare via così. Libio, abbiamo nei calici in più. Libio, la 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 la. Vedi, anche lui canta bene, però non ce l'ha fatta. Il momento a caldo, è emozionantissimo e soprattutto sono stata fiera del commento di Pozzetto, ma non perché ha detto una cosa pro per me, ma è quello che ha detto che mi ha entusiasmato, perché il cabaret lo intendo anch'io in quel modo, cioè lo intendo proprio come... stati emozionali. Sono tre e loro sono i Comicando. Dai, 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 dai. Non siate timidi, dai, dai. Dai, dai, dai. Giù, giù. Visto? Non è giusto. Visto? Non è giusto. Non è giusto. Non è giusto. Che cosa? Non è giusto. Che cosa non è giusto? Che? Vorrei essere un uccello. Ah, bello, per volare libero nel cielo. No, per cacarti in testa. Siamo partiti male. Allora, ragazzi, oggi vi ho portato all'ufficio collocamento, vi ho fatto vedere come funziona. Adesso cerchiamo di... sì, cerchiamo di capire voi cosa avete capito, eh? Quindi facciamo una simulazione. Adesso io faccio l'addetto all'ufficio collocamento. Lui è il mio aiutante, tu sei quello che viene a chiedere lavoro. Va bene? Che fai lui? L'ha detto. Chi l'ha detto? E mo l'ha detto. Mo l'ho detto. Dottor, non mi fare imbacille, eh? No, non ci tengo. Oh, dai, entra e chiedi lavoro, dai. Buongiorno. Sì. Voglio un posto di lavoro, tredicesima, quattordicesima, sta aspettando, giusto a te. Tom, sta la crisi. Meno pretese, più umile, Esci e entra di nuovo, dai. Buongiorno. Gradirei un posto di lavoro. Quattro ore, tre ore, di meno. Esci e entra di nuovo, dai. Buongiorno. Per educazione. Bravo. Non voglio fare un cazzo! Ah, siete nel posto giusto! Bravo, l'ho capito. Perfetto, vedi? Bravo, vedi che hai capito. Allora, faccio capire. Lei che sta a fare? A voi che vi serve? Lei sa leggere? Diciamo che a scuola non ci andavo spesso. Sa scrivere? Diciamo che a scuola ci andavo poco. Sa contare? Diciamo che la scuola non sa manco dove si trova. Esatto. Diciamo. Quindi lei che sta a fare? Niente. Bene, il signore può fare l'impiegato comunale. Bravo, hai capito come funziona. Bravo. E c'è posto? Dipende. Lei è un parente importante? No. Un parente ricco? No. Un parente in politica? No. Una sorella buona? Sì. Bene, lei può venire domani subito a lavorare. E a che ora devo incominciare? No, tu. La sorella buona deve venire. Lei, tua sorella. La faccia a te. E io? Ma devi capire che tu non hai requisiti per lavorare in Italia. Non ce li hai. Nell'Italia, se vuoi lavorare, devi avere la raccomandazione. Bravo. Poi devi andare a letto con il titolare. E tu c'è la raccomandazione? No. Togliete le mani, brutti porcelloni. Non hai capito niente. Non hai capito niente. Che? Dottore, vorrei essere un uccello. Sì, ho capito. Sì, per cagarmi in testa, già me l'hai detto prima, sì. Sì, ma prima ti ho mancato, ho cacato sopra Cirillo. Piace? Torniamo in centro. Comicando! Venite qua, comicando. Andate, venite qua! Vi siete mai esibiti davanti a De Mattiveri voi? Sì. Ah, sì? Sì, di recente è... Allora, ci hanno detto, ragazzi, noi siamo così, ma non ci vestiamo così. Quindi hanno... Perfetto, sì, basta. Quindi hanno gradito la performance, ma non è piaciuto invece il fatto... Stai parlando veramente? No, veramente. Quindi, ma non è piaciuto l'abbigliamento, quindi provvederemo. Giuria, a voi la parola. Dove vi esibite anche, cioè, fate tante serate... Dove ci pagano, Paolo. Immagino. No, dico, lavorate da tanto insieme, provincia... Sì. Okay. Facciamo delle serate in piazza, locali. Quindi vi pagano già...
Sì. No, poco. Ci sentiamo rassicurati. No, hanno una fisicità, loro due, impressionante. Cioè, devo dire, sono... sfociano nell'horror, cioè nel senso anche nell'inquietudine. No, ma si immedesimano molto. Parli di loro due, Cirilli e il medico. Sì, Cirilli e il medico, dico, sono da un momento di qualcuno va sul nido del cuculo, insomma. Selvaggia, e poi sentiamo Diego. No, allora, dunque, i due matti, diciamo, sì, così, sono un po' complicati da giudicare, nel senso che, allora, li vedi e rimani un po' impressionato. Allora, uno pensa che si vada sul cioè, non è facile portare due matti. Mentre facevano il pezzo mi chiedevo, ma sono matti? Matti? No, nel senso che volevo capire dove si andava a parare, perché effettivamente poteva essere una cosa molto politicamente scorretta, perché sono due con lo sguardo allucinato, matti, scappati sì, da un manicomio. Ma noi siamo andati dovunque, anche no, però nelle strutture ancora aperte. Però il politicamente scorretto a me piace molto, ma deve essere sostenuto da testi veramente intelligenti, urticanti, eccetera. Qui erano testi un po' fragili, quindi poi si va sul cattivo gusto. Non mi ha fatto impazzire. Diego? No. Ma il meccanismo è molto semplice, cioè, i tre personaggi sono ben delineati. Non mi sembra del tutto riuscita la formula, ci vuole un po' più di preparazione. Ho visto un po' di difficoltà, insomma. Renato? Non mi diverti. Riassumendo? No, per me no, per no, me no. Paolo? No. No? Diego? Voglio vedere come va a finire, sì. Sì, Renato però si è già espresso. Quindi mi sa che sono tre no. Mi dispiace, ragazzi. Grazie, dai, va bene. Comunque, grazie, insomma, abbiamo avuto la possibilità di esibirvi davanti a una giuria eccelsa, dai. Bravi, bravi. Comunque, complimenti lo stesso. Sì, dai. Andate nel backstage. Ci siamo divertiti. La gente ha riso. Ed è un bel risultato. E l'atmosfera si surriscalda come i polpastrelli dei nostri giurati. Mi raccomando, forza, uno sguardo caloroso verso Eugenio Milazzo. Buonasera, addomesticherò per voi dall'agnosi delle fanfole di Fosco Maraini, il lonfo. Il lonfo non va terca, né gluisce, e molto raramente barigatta. Ma quando soffia il bego, abisce, bisce, sdilenca un poco, e gnagio s'archipatta. È frusco il lonfo, è pieno di lupigna, a rafferia malversa e sofolenta. Se cionfi, ti sbiduglia e t'arrupigna. Se lucri, ti botalla e ti criventa. Eppure il vecchio lonfo ammargelluto, che bete e zugghia e fonca nei trombazzi, fa legicabusia e fa gisbuto. E quasi quasi, in segno di sberdazzi, gli affarferesti un niffo. Ma lui, zuto, talloppa, ti sbernecchia e tu l'accazzi. Ok. Beh, tra l'altro devo ricordarvi che questa poesia è stata interpretata magistralmente anche dal mio maestro Gigi Proietti e cantata, musicata da Maestro Bollani. Da Stefano Bollani e cantata da Massimo Altomare, hanno fatto un disco. Hai altre frecce al tuo arco? Non tantissime attualmente, perché non me le scrivo, infatti. È anche un gran musicista lui, Io di lavoro principale faccio il musicista, sì. Per questo ci rassicura tutti. ti pareva. Però scusami, fai il musicista, è come presentarti qui e fare una cover, cioè fare qualcosa che ha già fatto qualcun altro, e spesso le cover sono peggio riuscite dell'originale. Lo so. Per cui è un po' poco, a me non basta. Non mi trifunchi. Non so come già si dice. Già credo che ci sia un no prima di sentire. Mi struggi ma Marrazzi. Sì, non mi trifunchi molto. È mi apostrofo a Razzi. Di dove sei, Ciccio? Provo a indovinare.
provincia di Firenze. Dove di preciso? Bagno a Ripoli. Bagno a Ripoli, ti rendi conto? Lì ci sono anche, capito, delle tradizioni di non poetiche. Facciamo nomi, sì, no. Però è vero quello che ti stanno proponendo i miei colleghi, cioè che in effetti misurarsi con un pezzo anche di tanta difficoltà è complesso. Cosa si può valutare? Il pezzo è invalutabile, nel senso che è un pezzo di bravura e un esercizio di stile. O lo fai da Dio oppure fai fatica. Renato, tu che dici prima di sentire il giudizio finale, insomma? Ma non riesco, non avendo capito, non riesco a giudicare dove sta l'umorismo, cioè pezzo di bravura così, sono dei versi. Quindi? Io direi no. No, Paolo, non ci basta, non ci va, no. Magari Renato ci ripensa perché lui può ripescarne uno a fine puntata. Intanto accomodati nel nostro backstage. Grazie, okay. Grazie. Era l'unico pezzo che potevo fare, perché è un pezzo in cui credo, mi piace, lo faccio spesso. Lo vedo contrito, ragazzo. È proprio il caso di dirlo, l'onfi ma non ci sbuti, per Roberto Lipari. La mia generazione è stata cresciuta col concetto di paura. Fin da bambino abbiamo la paura del buio e per farcela passare ci raccontano le favole, ma a me facevano paura proprio le favole, in particolare Biancaneve. L'unico sano era Brontolo, che si lamentava, che viveva a casa con Pisolo, che era narcolettico, Cucciolo, che era muto, tutti che soffrivano di nanismo, una storia terribile. E poi c'era il peggio del peggio, Dotto, la sintesi dell'italiano della mia generazione, laureato che lavora in miniera. Ti fa capire come finisce. La paura di fare la fine di Dotto ce l'abbiamo tutti noi giovani. Io vengo dalla Sicilia, la terra in cui tutti scappano per lavorare fuori, ma non te lo diranno mai che scappano per paura. Dicono, no, noi scappiamo per imparare l'inglese, perché l'inglese è sintetico. Ma che c'è più di sintetico del siciliano? Diciamo tutto con una parola che ci ha resi famosi in tutto il mondo, non è più una parolaccia, è pure sul vocabolario. Minchia. Minchia è stupore. Minchia. Minchia è complimento. Minchia. Minchia sottolinea la gravità di qualcosa. Minchia. Minchia è offesa. Minchia. Noi facciamo tutto con la minchia. Dice, lo fanno il ponte sullo stretto. Con la minchia che lo fanno, perché noi ragioniamo così? È vero che però l'inglese rende le parole più belle. In italiano, che il suo autolavaggio non è bello. Invece car washing è più bello. Correre è brutto. Footing è più bello. Che ne so, Peppa Pig è grazioso. Giuseppa la porca non si può sentire, per dire. Quindi è già un altro livello. La paura aumenta, perché poi c'è la paura del tempo, abbiamo paura del tempo che passa. Ma se sei siciliano però non puoi avere paura del tempo, perché noi il tempo lo dilatiamo. Diciamo tutto il tempo si costringe e si allarga in una parola che in tutto il mondo significa adesso, now, ora. Ora in tutto il mondo è ora, da noi no. Da noi ora è un tempo indefinito. Quando ci vediamo? Ora più tardi, ora in questi giorni, ora in questi anni. Ma quando è successo? Ora, c'è anni fa. Ma quando è questa ora? Quando ero piccolo, cioè, mamma, me lo compri quel giocattolo, te lo compro, e se ne andò. Dove comprarlo ora? Non l'ho capito. E poi ci abbiamo la paura che è arrivata all'ultimo, la paura di questi anni, che quella è la mia generazione, la paura del terrorismo. Io la vivo sulla pelle ogni volta che devo andare a Milano a portare i cannoli ai miei parenti. A Milano, puntualmente, al metal detector dell'aeroporto di Palermo, non mi fanno passare i cannoli. Ma dico io, ma come faccio a dirottare un aereo con un cannone? Cioè, l'unica speranza è che il pilota è diabetico. Mangiato! Quello che voglio dire a tutti i giovani, non abbiate paura, perché chi non ha paura può cambiare questo mondo. E io penso a quei giovani della mia terra, quei siciliani che sono stati dal proprio sindaco, sono rimasti là, gli hanno detto le cose devono cambiare. E lui ha detto le cose cambieranno. Loro gli hanno chiesto sì, ma quando? E lui ha risposto ora. Bravo! Il mio Roberto Lipari! Grazie. Dalla Sicilia! Roberto Lipari, mi sembra, no?
Mi sembra, insomma, nessuno ha pigiato il pulsante, non ti hanno interrotto, potevano farlo dopo un minuto, pensa. Potevamo farlo ora. Ora! Ci ha pensato tardi. Chi vuole cominciare a dire il suo giudizio positivo? Ma io... Diego, prego. No, io direi, non so se tu capisci l'accezione con cui lo dico, però dico minchia. E lo dice la Lucarelli. Paolo? Monologhista ultrasolido, bravissimo, grande chiusa, è uno dei pochi casi in cui avrei voluto che andasse avanti altri tre minuti, ma volentieri, cioè è uno... Grazie, grazie. No, mi viene da dire proprio, cioè se c'hai una serata fammi sapere che ti venga a vedere, no, perché è davvero un piacere, complimenti. Diego? Beh, c'ha il suo perché, c'ha dei testi, c'è uno schema, è già formato, funziona. Per me è forte, bravo. Renato. Sicuro e intelligente, complimenti. Grazie. Grazie. Vai nel nostro backstage in attesa del giudizio finale. Sono contento anche perché mi sono sempre seguito da bambino tutti gli spettacoli comici a Lucarelli e quindi è veramente un'emozione che lei mi abbia detto che sono bravo. Gli altri non li conoscevo, però Lucarelli è un fenomeno veramente. Mi raccomando, giurati pazienti e contenti per Detti e Valdieri. Buonasera amici e amiche di www.coppiaperte.com. Noi siamo la coppia numero 26, io sono la Valerie, chiaramente un nome di fantasia, altrimenti a lavoro mi potevano giudicare, e lui è mio marito Fabio Baldieri, lavora lei nel da 15 anni, gli mancano due gradi dall'occhio destro e uno dall'occhio sinistro e mio marito, solo per me, in un momento di passione, ieri, si è fatto mettere anche il vibratore. Ma quando volevi? Noi siamo due persone aperte, libere, birichine. L'altra sera abbiamo fatto anche lo scambio di coppia con la Louise e con Renato. Amore per tutta la notte. A me è piaciuto tantissimo. A me con Renato un po' di meno. A me piace tanto il sesso strong. L'altra notte gli sono saltata addosso forte, ma così forte che le doghe del letto scricchiolavano tutte. Sì, doghe, e le costole. Io sono goderezza, per me il sesso 4 volte al dì. 2 volte ci sto pure io. L'altro giorno al mio sprugolino ho organizzato una festa sorpresa, un'orgia. 30 uomini e una donna. E quella donna... Ero io! A me piace molto anche fare l'aperisesso. L'aperitivo con lui. E il sesso con altro. L'altro giorno però l'abbiamo fatto insieme. Io sopra e lui sotto. L'ho cosparso tutto di olive e le ho prese a una... E lui lì, a ogni oliva un grido, sempre a lamentarsi. Sono 5 olive, 3 volte mi ha preso le palle. Bene, amici e amiche di www.coppiaperte.com, il nostro tempo è scaduto. E ricordatevi, se vi piace il sesso coinvolgente, passionale, travolgente, chiamatemi. Se vi piace il sesso rude, violento e cattivo, chiamate il 338-6123-45. Ma è il numero mio! Zitto! Devi stare zitto! E adesso, solo per te, ti frusto, ti picchio, ti lego e tu che mi fai? Chiamo Renato! Detti e Baldieri. Bravi! Vabbè, per cercarmi ho girato tutti questi ambienti, Sono andato nei manicomi, negli scampi. Bravi, dai. Volete sapere qual è la mia posizione preferita? Io de sotto e mi voglio de fuori a fare la spesa. Prego, giuria. Peccato la tua ultima battuta. Hai rovinato un pochino. Però... abbassato il livello di una bella esibizione. Non sono bravi, è proprio divertente, piacevole, non è volgare, bello. Grazie. Sono proprio contento di avervi visto. Lei in particolare anche di... è venuto, insomma, pazienza. Paolo? Beh, io
ho riso come sono schiantato dalle risate, anzi grazie infinite, siete grazie, vi ho trovato eccezionali, grazie. Bellissima dinamica, stupenda, ma voi state insieme davvero? No, no. Beh, io ci provo, ma selvaggia. Vi trovo moderni, lei nella versione mistress, lui nella versione, diciamo così, masochista un po' involontario, ecco, non proprio volontario. Mi domando se lui in modo particolare ha mai provato qualcuna di queste pratiche, perché su di lei ci giurerei. Vorrei capire se lui... Ho iniziato che frustavo. Sono finito così. Ma stai entrando nel merito. Quindi hai iniziato che frustavi. Ho visto ridere con gusto Renato. Oh, è vero, che ne pensi? Che onore. Sì, sono divertenti, poi è simpatico anche il fatto che si divertano pure loro, è vero? Sì. Vuol dire che sono tranquilli e sanno di far bene il loro mestiere, ecco. Grazie. Quindi, grazie mille. I tre giurati cosa dicono, i tre giurati? Ma tutta la vita. Paolo sì, Diego sì, Selvaggia sì. Grazie, ammessi al voto finale che fra poco, ci siamo quasi, loro sono gli ultimi della seconda manche, quindi accomodatevi nel backstage. Grazie. Bene. Buonasera. Però emozionatissima, 10 anni di accademia, teatro di prosa drammatica e poi il momento più felice della mia vita con una risata, bellissimo. Renato, mi racconti un po' le tue prime esperienze? Voglio fare proprio un... No. Non in quel senso. Qualche volta c'ero anch'io. Ah, però. Chi picchiava chi? No, siccome ci stiamo avviando verso il finale, mi dispiace quasi, siccome sono un tuo fan. Insomma. A questo proposito ti dirò che al derby, al primo piano, cioè c'era diciamo, la sala dove ci si esibiva, il bar, poi delle scale che salivano, si andava al ristorante, e al primo piano c'era una camera riservata per gli artisti. Ed è capitato negli anni che qualche cosa succedesse. Il problema era non farsi vedere dei colleghi, perché sennò erano tutti fuori dalla porta a bussare, a spingere, a far casino. Che bello, belle storie. Sì. Bello, grazie. Io sono un tuo fan, perciò te l'ho chiesto, mi sono permesso per quello. Amori rubati. Ci stiamo avvicinando e stiamo per richiamare. Stiamo per richiamare i comici, appunto, che sono passati alla valutazione finale nella seconda manche. Adesso, fra poco, mi arriveranno. Eccoli qui. Allora, richiamiamo i nostri comici in gara per la seconda manche, ammessi al giudizio finale. Loro sono i tre amici immaginari: Massimo De Rosa, Francesco D'Antonio, Elena Berera, Roberto Lipari e Ghetti e Valdieri. Avete alcuni secondi per riflettere, Presidente, prima di dare il vostro voto. Vi ricordo che potete dare un voto da 1 a 10 e non ripetere lo stesso voto per più di un comico, va bene? Sì. Ora dovete dire il vostro voto. Allora, cominciamo con prima i tre amici immaginari. Dottore, mio figlio si è appena inghiottito il citofono di casa. Madre di Luca Laurenti al pediatra. Paolo. 7. Selvaggia. 6. Diego. 3. Renato. 5. Poi c'è Massimo De Rosa. Per problemi di forfora il medico mi ha prescritto la colonscopia. Secondo me mi ha preso per il culo. Paolo. 5.
Selvaggia. 4. Diego. 4. Renato. 6. Francesco D'Antonio. Questa casa non è un albergo. Io ci sono stato in un albergo. Appena sono entrato mi sono seduto, ho appoggiato i piedi sul tavolino e è arrivato il direttore e mi ha fatto: vai Dio, ma che dire, di che sei a casa tua? Paolo. 8. Selvaggia. 7. Diego. 7. Renato. 7. E la volta di Elena Berera. Egli era bello, giovine, e con una soave bocca si avvicinò e mi disse: chi è sta bella gnocca? Il tuo voto, Paolo? 6. Il tuo, Selvaggia? 5. Il tuo, Diego? 6. Il tuo, Renato? 9. Per Roberto Lipari. Minchia. Minchia è stupore. Minchia. Minchia è complimento. Minchia. Minchia sottolinea la gravità di qualcosa. Minchia. Paolo? 9. Selvaggia? 8. Diego? 10. Renato? 8. E poi gli ultimi comici in gara, Ghetti e Baldieri. Ho organizzato una festa sorpresa, un'orgia, 30 uomini e una donna. E quella donna... ero io! Paolo? 10. Selvaggia? 9. Diego? 9. Renato? 10. Siamo alla fine della seconda manche, fra pochissimo sapremo quali sono i 5 comici che andranno alle semifinali. Aspettate, ci sarà anche un sesto comico che, a giudizio insindacabile di Renato, potrà aggiungersi ai 5, il sesto. Quindi per adesso vi lascio con la classifica della seconda manche. Questi sono i comici che sono arrivati al giudizio finale della prima e della seconda manche, i miei comici, e facciamogli sentire il nostro calore! Adesso però è arrivato il momento, bisogna tirare le somme, insomma, e consegnare la maglia, la nostra maglia di eccezionale veramente, ai comici che poi passeranno alle semifinali. E vado a leggere, dal quinto al primo posto. È durissima. Pronti giurati? Vado? Pronti, ma dispiaciuti per quelli che non saranno. Sì, Quinto posto, che andrà in semifinale. Francesco D'Antonio. Bravo. Al quarto posto, Francesco Rizzuto. Qui c'è il podio. Terzo posto per Roberto Lipari. A pari merito, e quindi tutte e due saranno campioni, hanno avuto lo stesso punteggio. Il regolamento dice che in semifinale andranno 5 comici presi dalle due manche, prima e seconda manche, più un sesto comico che sceglierà, a giudizio insindacabile, il nostro Renato Pozzetto. Quindi pari merito per Andrea Fratellini, e Ghetti e Baldieri. Dicevo, non è finita qui, perché c'è il sesto comico che il nostro Renato deve ripescare. Rifletti un attimino, Renato. No, mi ha già pensato. Ha già pensato? Sì.
Senti, voglio solo sapere, ma è qui in scena o nel backstage? È in scena, è in scena, è in scena. Vuoi pronunciare subito il Marco suo nome? Marco Turati. Salutarvi, vi voglio ricordare che da domani sul sito La 7 potete rivedere tutta la puntata e leggere la classifica completa con tutti i punteggi dei comici di questa sera. E adesso io vado a fare i miei saluti finali e voglio ringraziare col cuore, veramente col cuore, per la vostra grande professionalità, il sommo Diego Abatantuono. Grazie a te, grazie a voi. E bravi a tutti, bravi. Il valente Paolo Ruffini. Grazie a voi, buonanotte. La sagace Selvaggia Lucarelli. E un inchino personale, perché ha gratificato questa trasmissione il nostro quarto giurato. Per me è un sogno averlo qui, Renato Bozzetto. Grande. Grazie. Volevo fare anche un grande applauso io a voi pubblico, voi qui e anche a casa. Studio, sorridete sempre, perché dietro un sorriso il mondo sembra sempre più luminoso. Ciao a tutti! Bravo Cirilli! Alla settimana prossima! Senza voi! Buonasera a tutti, sono felicissimo di essere qui, ma questa sera sarò un ventriloquo! E non solo, ma presenterò mio zio, si chiama Zio Tore. Andiamo zio, ti va? Non mi va, dai, c'ho da fare, dai! No, 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 se cado muoio, se muoio cado, cado, cado! Zio tranquillo, non cadi, ti mantengo io. Se cado muoio, torno dalla lira, ti prendo a calci nel... Zio, c'è un pubblico! Oh, cazzo, no, che c'è? Non essere scurrile. No, no, scurreggiato, è stato lui. No, 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 e si chiama Shrek. No, no, Gabriele, scusa, dai, non si offende il pubblico? Hai ragione, la natura l'ha già fatto. Ridi, ridi, ti stanno sottendo la macchina fuori. Zio, zio. Che? No. Sono spettatori. E cosa aspettano? No. Non ce l'avete una casa? Sciò, sciò, andate via. Anche voi quattro, di là, da, no, sono i giudici, sono innocente. Da. Zio. Ma no, guarda, no. Allora, calmati, perché... Ma no, guarda, no. Ehi, zio, tu, zio. Scatta la foto e taga, taga qua, qua, taga, zio. Zio, taga, mettici il nome di tua sorella. Zio, cazzo, zio. Dille che c'è anche l'allegato. Zio. Idiota. Scusa. Allora è vero? Il cuore? No. Lo sterno? No, l'interno. Zio. Ok. Buonasera, amici e amiche di www.coppiaperte.com. Noi siamo la coppia numero 26, io sono la Valerie, chiaramente un nome di fantasia, altrimenti a lavoro mi potevano giudicare. E lui è mio marito, Fabio Baldieri, lavora all'Enel da 15 anni, gli mancano 2 gradi dall'occhio destro e 1 dall'occhio sinistro. E la ah, già, mio marito, solo per me, in un momento di passione, ieri, si è fatto mettere anche il vibratore. Ma quando volevi? L'altra sera abbiamo fatto anche lo scambio di coppia con la Luisa e con Renato. Amore per tutta la notte. A me è piaciuto tantissimo. A me con Renato un po' di meno. Io sono goderezza. Per me il sesso 4 volte al dì. 2 volte ci sto pure io. L'altro giorno al mio sprugolino ho organizzato una festa sorpresa. Un'orgia. 30 uomini e una donna. E quella donna... Ero io! Bene, amici e amiche di www.coppiaperte.com, il nostro tempo è scaduto. E ricordatevi, se vi piace il sesso coinvolgente, passionale, travolgente, chiamatemi. Se vi piace il sesso rude, violento e cattivo, chiamate il 338-6123-45. Ma è il numero mio! Zitto! Devi stare zitto! E adesso, solo per te, ti frusto, ti picchio, ti lego e tu che mi fai? Chiamo Renato!